Ho tutto quello che serve nella borsa Fendi. Cappa sopra il mio collo, tre coglioni, due ferri. Oddio, ho gli occhi di tutti addosso. Puta punta, il mio pesce vuole quello più grosso. Stronzo, se vuoi il fuoco, dillo pure. Abbiamo 10 AK sotto queste cinture. Riconosco quella faccia perché tu non batti chiodo. Guarda un po', sono il martello, questa è l'ironia del gioco. Spingo forte sopra questa tizia. Finte facce da cattivi, giuro, vi ho già visti. Meglio ancora se gli scarsi mi odiano. Si svegliano eleganti dentro una cassa di Morgan. Conto soldi dei contatti su una Supra Maxi. Anche tu sicuro conti, sì, però solo gli schiaffi. Ruota di contanti, verdi, viola, gialli. Ci scrivo una H, nel frattempo li ho rifatti. Fidano le pute nel locale. Ecco chi ti manda al funerale. L'unico di cui ti puoi fidare. Non pestarmi i piedi o ti fai male. Fidano le pute nel locale. Ecco chi ti manda al funerale. Fidare, non pestarmi i piedi o ti fai male. Ho le palle di 3 kg, cabron. Per vezze che sono come Baygon. Voglio tutto, sì, dimmi perché no. Sto nel club ed inizia lo show. Ma non è che sono forte, il livello che è ridicolo. E non è che vado forte, sei tu sopra un trapiccolo. So di spurchi e ferri lucidi, stand up come Ludacris. Fumo grammi di butta, ci sta la faccia di sti luridi. Guarda caso sti falliti, vogliono vedermi appeso. La corona brilla d'oro, ma dell'oro ha pure il peso. Tu non è che sei difficile, secondo me sei leso. Gente seria, droga, armi, situazioni sempre peso. Birri vogliono il mio culo perché stanno sempre dietro. Gli darei la merda pure se scappassi solo in retro. Amici, compro case da auto con gli spiccioli che in tasca. Se non hai capito il nome, per favore zitto e basta. Fidano le pute nel locale. Ecco chi ti manda al funerale. L'unico di cui ti puoi fidare. Non pestarmi i piedi o ti fai male. Fidano le pute nel locale. Ecco chi ti manda al funerale. L'unico di cui ti puoi fidare. Non pestarmi i piedi o ti fai male. Fidano le pute nel locale. Ecco chi ti manda al funerale. Di cui ti puoi fidare. Non pestarmi i piedi o ti fai male. Fidano le pute nel locale. Ecco chi ti manda al funerale. L'unico di cui ti puoi fidare. Non pestarmi i piedi o ti fai male. Bebe! Buonasera a tutti, maledetti belli miei. Buonasera Massi, buonasera Eric, Maria Antonietta, buonasera, buonasera Super Cree. Ciao bellezze, come stiamo? Buonasera a tutti. Ancora una volta questa sera andremo col pennacchio lì su a vedere una bella spoilerata di un'altra parte della V4 di Grow City Life V4, quello che uscirà al 4 settembre. E noi saremo qua in anteprima su questo canale a farvi vedere alcune chicche che ha messo su il nostro buon Alveac con tutto il suo staff di Grow City. Bella culo allegro, ciao Demis, ciao bellezza, Andrea, come stai bellezza, come stai? Allora, raga, maledetto Top Master, eccolo qua, il Top Master, yeah. No ragazzi, comunque a parte gli scherzi, stasera avremo la possibilità di vedere in anteprima questo nuovo server della V4. Adesso siamo al negozio di vestiti, io non posso muovermi senza autorizzazione loro perché... sono loro che l'hanno creato, giustamente. Saranno loro a dare a piccoli bocconi a noi e di conseguenza a voi, perché ci seguite, quello che saranno magari pezzettini di server modificati, qualcosina che c'è da vedere. Sono troppo contento di essere qua a farveli vedere perché mi piace un botto. E sono molto contento di farvelo vedere a voi perché sono sicuro che a voi piace questa cosa qua. Ciao principe, tutto qui, tutto bene Andreone, tutto bene. Come detto ragazzi, stasera facciamo di nuovo un pezzettino di V4, eh. Stasera ti posso far fuori? Beh, non lo so, ti strappo la monopalla. Vuoi che ti strappo il monopalla a te? Te lo strappo io. Comunque, vedremo ragazzi. Questo qua, questo piccolo pezzettino qua, da quel che sembra, dove siamo qua? Siamo al 354. 354. Vediamo già il sincrocio. Già tutto totalmente diverso, ragazzi. Allora, intanto mi smuto sul Discord, così posso sentire anche loro. Buonasera Boss Prince, buonasera Super Andreone, come stai? Io non ho niente, non ho maschera, non ho un cazzo. Mi toglierò anche la maglietta. Senza maglietta sono spesso, oh, più o meno. Allora,
Gli facciamo il dito al naso. Dì la maglietta per favore. Va bene, ok, mi avete convinto. Ok. Che faccia incazzato che c'è il mio PG, ragazzi. Allora, adesso mi smuto dall'altra parte. Allora, ti ho tolta lì. Guarda che se la tolgo io la maglietta, qua c'è ancora un figurino, eh. Baiuscia Milanese. Guarda questo, chi è? Vabbè. Ci penso io a te stasera. Ma perché mi volete tutti uccidere? Non ho capito. Ieri sera su Grau V3 siamo andati a vincere tutti quanti gli eventi. Tutte le abbiamo vinte. Pum pum, una dietro l'altra. Ragazzi, io non ho fatto una kill, ma loro hanno fatto tutto. Allora, intanto, bella il nostro Christian, Andrea Monduzzi, Andrea Galante, Axi, il nostro Cele, Petrus, Francescone, Davide, Christian, Ugo, Maiale, Ugo. Eric Zaleta, Angelo, buonasera a tutti ragazzi e grazie per i like, benvenuti. Allora, una cosa che volevo vedere. Voglio farvi vedere se osservo quanto è figo. Però voglio capire se mi devo smutare o no. Allora, qua sono tutti full mutati, quindi ci possiamo rimanere anche noi. Ancora un momentino. Quando si smuterà Alve, ci smuteremo anche noi. Perché come sempre ci sarà Alve a farvici vedere ragazzi quello che sarà. E per quanto riguarda alcune cose che lui sa che può dire e non può dire, per quello che si gestisce lui tutta la parte parlata di questa live, ok? Buonasera Lino, come stai? Il principe non si tocca, dillo un po' Andreone, The Prince of Persia. Colui che ha avuto contro tutta la città in Grau City V3, dalla polizia, mercato nero, tutte le mafie, tutte le teste, mezzo cartello. E siamo ancora qua! E già! E già! Ciao! Siamo una potenza. Però devo dire che ci siamo veramente divertiti in V3, ragazzi. Abbiamo portato due storie, una più balorda dell'altra. Due storie belle, belle, belle. Buonasera, boss! Ciao, Brian! Come stai, belletta? Che mi racconti? Tanto ragazzi, facciamo viaggiare i like intanto che siamo lì così a bamblinare. Bla 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 bla. Voglio voler. Live a manetta. Like, shiku, like a bomba. Matti, grazie mille, Tania, Brian, grazie per i like, raga. Benvenuti, belli come il sole. Sa, ma qua si parla, si fa qualcosa? Che cazzo stiamo facendo? Ce lo fate vedere sto server? Ma in teoria dovrebbero farci vedere l'ospedale oggi, raga. Se non erro. Come fa. Questo chi cazzo è con sti Raiban? Come mi hai chiamato? Adesso te lo faccio vedere io come l'ho chiamato. Aspetta. Ecco. Bella Fede! Grazie per il like, bello mio. Tutto bene, bello mio, grande Brian. Lavorato, ragazzi, siete tornati dalle ferie. Anche io. Anche non presenti. I non pensanti di Pali avrebbero voluto rapirti. E per marci più che rapirci. Ma siamo ancora qua. Hai chiamato Ed? Sì, ragazzi, l'ho chiamato Ed. Dovrebbe entrare, gli stanno mettendo l'Alois. Adesso entra mo a momenti anche lui. Manca solo Trappa che, raga, l'ho cercato ma non l'ho trovato. Signorina. Signorina. Signorina, no. Madonna. Oh, come corre veloce. Che fa? Stringe la chiappa, signorina. No. Come non rispetto? No, no, non stringe la chiappa, signorina. Oh, sì. Va, fanculo, va, signorina. Così impari a tirartela. Madonna che nervoso.
Vaffanculo, nonno. Dai, ma facciamo qualcosa. La flica, qua si può fare. Ah, qua c'è una flica, ragazzi. Qua si possono fare le rapine qui, eh. E qua è Steve, questo qua. Le macchine come sono? È una specie di Maserati questa. Eh sì, che cos'è? Una boh. Lampetti, che cos'è una Lampetti? Però non è male, eh. Solida trazione posteriore, inguidabile. Vi seguo da qui. Yes. Vai. Parcheggiata bene la macchina anche. Fede, grazie per il like. Bello ragazzi, Albertone, bello mio, grazie mille. L'unico che è riuscito ad avere ed evadere dal carcere 3 volte è regassato l'unico imbattibile principe dei maledetti. Da. Siamo i più forti. Siamo i più forti. Un Landini. Dalla scritta sembra un Landini, Ugo. Guarda. Può essere un Landini, no? Lampa. Ma? Lampadati. Lampadati c'è scritto. Ah no, voi avete la cam davanti. Aspetta che ve la tolgo. Lampadati c'è scritto, raga. Secondo me c'è scritto Lampadati qua, eh. Lampadari? Come Lampadari? No, è una T. Che Lampadari? Culo allegro che non sei altro. C'è scritto Lampadati. Sembra. È arrivato Alve, eh? Dobbiamo andare in macchina, raga. Oh, ce ne dobbiamo andare, raga. Allora, ragazzi, adesso vi metto anche l'audio di Discord, così sentiamo Alve e tutti gli altri che parlano. Sono tutti smutati, siamo gli unici mutati. 180 macchine nuove che non si sono mai viste. Macchine che sono uscite da qui a un mese fa. E macchine che in nessun server italiano potrebbero essere viste, perché sono veramente nuove. Tutte mappate, mutate, tutte sì. Con un handling pazzesco all'interno. Complimenti. Scusate, stavo tossendo per non farvi sentire che tossivo. Sono andato contro il muro. Cosa fai? Scorreggi per non far sentire che tu sì. Al contrario, funziona. Sì. Dai, è nata stronzo. Allora, va. Maserati, quando la ordini? La Wish. Ok. Vabbè, voi mi seguite con le macchine. Voi mi seguite che non fatelo tutti quanti il lavoro. Okay. Esatto. No. Allora, ragazzi, questo lavoro qua è il lavoro del rimorchiatore. Che non è andare a rimorchiare la figa, perché è l'ultima cosa che vedrete qua. No, cazzo. Ma Mitrex entra o rimane sul legge? Non lo so, ragazzi. Chi vuole entrare entra, chi vuole stare sul legge resta sul legge, non ci interessa. Allora, si va su questo blip qua, ok? Quello che c'è davanti alla porta, e viene assunto, ok? Quindi in questo momento io sono già assunto nel job. Levatevi, spostatevi da qua davanti. Raga, fate farlo a uno. Allora, il primo blip che c'è sulla sinistra è quello che esponerà il carro attrezzi, ok? Quello lì. Espone il carro attrezzi, lo porti fuori chiaramente. Salite sulle macchine tutti quanti. Andiamo. Ok. Sì, ma trasporta uno di noi allora, via. No, fallo fare ad Alve, noi lo seguiamo con le macchine. È uguale. Venite anche uno può salire. Vieni. Allora, come vedete sulla mappa... Ok, una volta che tu hai preso il carro attrezzi, vi appare la zona in cui dovrete andare a rimorchiare, a prendere questa macchina qua. Sali. Ok? Qualcuno che va con l'altro ginocchio? Vai. Che i ginocchi vanno sempre in coppia, dai. Sì, anche i blip che avete visto lì in terra saranno cambiati, non sono questi quelli finali, eh.
Sono per, no, tutto, per non spoilerare. Ok, ok, vabbè, non ti preoccupare, quella là è una cazzata che poi la vedranno quando. Esatto, quando dico, è tutto messo così per non spoilerare. Vediamo che appena. I clip che avete visto, ragazzi, non sono quelli veri. Diceva la V4 è il tuo personaggio. Luca, bello mio, grazie per i 100 vittori. Decidetelo anche voi, ragazzi, decidetelo anche voi. Nonostante si siano stronzi a romperti le balle, adesso, amore mio, purtroppo gli stronzi esisteranno sempre, ma chissà, resta e rimane fedele, quindi non li temiamo gli stronzi, li lasciamo vivere nella loro merda. Tanto si dice sempre una cosa, ragazzi, non toccare mai Giuda, non ucciderlo mai Giuda, perché la storia narra che lo fa con le sue mani, quindi noi non abbiamo neanche bisogno di inferire con certi parassiti. Attenzione, attenzione, e ci pensano da solo a uccidere. Dissing. Quindi non ce ne frega niente, noi andiamo avanti. Dove cazzo stiamo, siamo andando? Tutti in questa macchina. Dove siete, raga? Vi ho perso. Siamo dopo il 200, dalla strada dritta che va verso il come cazzo si chiama? Boh. Barboni. Il 377. Angeluzzo, pezzo di merda. L'unico moderatore che entra in live e non lascia il like, ragazzi. Io mo faccio il pazzo con sto coso qua, ma come carico la macchina in teoria non dovresti fare il pazzo, perché sennò la macchina si sgancia, eh. Quindi non dico che è full RP, però c'è una posizione con la quale puoi fare quello che vuoi, ma è meglio non cercare e non trovarla, ma andare sempre a evitare power game. Ma cosa stiamo andando a vedere adesso? Non ho capito. Grazie per i 100, amore mio. Devi emulare il trasporto reale, che se fai una curva. Non l'ho ancora pensato, ragazzi, il mio personaggio. Voi che mi raccontate, che voi che mi consigliate? Allora, questa è la macchina, la vedete la macchina? Guardatela. Questa è la macchinina che noi dobbiamo caricare. Adesso la puoi caricare sia da davanti che da dietro. La manovra da fare è metterti allineato con la macchina quando c'è il gancio. Allora, chi ha giocato a GTA teoricamente questa cosa qua la potrebbe conoscere, perché fondamentalmente questo qua è lo stesso script che c'è su GTA. Ok? Aspetta. Con il tasto CTRL. Vai più indietro un pochettino. Più allora, giù. Con il tasto CTRL abbassi la gru. Ok, e agganci la macchina, si aggancia da scuola. Col tasto shift alzi la macchina. Ah, questo okay. Sarà un lavoro VL, ragazzi. Tipo andare a pescare, fare la legna. Io sei su quella cazzo di macchina, ingoiti, mi devo riportare la macchina apposta. C'è ba. Ok. Cazzo alzi che è il massimo. Perfetto. Alzati da solo. Ma si può salire allora nella macchina rimorchiata? Penso di praticamente sì. Prova. No, è chiusa. No, ma forse quando è giù, forse quando è giù. Ragazzi, sali. Non puoi salire, no, perché la macchina è troppo rotta. La macchina che tu usi, che è rotta, che viene a prendere, non ci puoi salire. Sali normale. Ok. Vedete che ci siamo. Ok. Adesso chiaramente lo script ti ridà ancora la posizione per tornare a casa una volta che tu hai caricato la macchina. Quindi mi raccomando, andate piano con la macchina caricata, perché sennò vai a fare una figura di merda che devi fare 50 manovre per andare a recuperare. Ma raga, scusatemi, mi sono perso credo all'inizio. Questo qua sarà un lavoro NVL? È un lavoro NVL. Però ma vediamo, perché la polizia ha la possibilità di sequestrare le macchine. Se questo lavoro notiamo che viene fatto da tante persone, potremmo pensare di creare un'azienda tipo ANAS. Ok, e darla in gestione magari ai cittadini più presenti nella città, per poter creare più RP ancora con la polizia quando deve sequestrare le macchine. Sì, oppure fare una fazione di quelli di D-Max, è presente quella cicciona che va a prendere va a fare recupero di polizia, di socio. Allora, praticamente la polizia gli abbiamo dato il dissequestro per le auto sequestrate, perché così le auto potranno essere sequestrate a tempo. Tutto bene, Marcone, tu come stai? Sequestrata l'auto, tu vabbè, paghi la multa, te la vai a dissequestrare, sei a posto. La polizia ti darà proprio anche delle ore di sequestro delle auto. La tua auto potrà essere sequestrata magari anche per una giornata, dipende da. Bell'Alpone, grazie per il like. Peppone, grazie per il like e condivisione. Volevo Marco, grazie per la condivisione, grazie per il like, grazie ragazzi. Visto che hai toccato questo argomento, è una cosa che regolamenteremo il tempo che verrà sequestrata l'auto. Naturalmente non te la potranno sequestrare per una settimana, però magari quindi, ragazzi, ore, tre ore, sequestrano proprio la macchina. Dipende un po' da
Quindi ci sarà un codice stradale, giusto Mitch? Esatto. Sarà un codice stradale e in base alle infrazioni che fai praticamente ti viene sequestrata per diverso tempo. Esatto, questo nasce dal fatto che prima avevamo anche le auto illegali che venivano sequestrate, data la multa, ma poi non e finiva lì. No, tu prendevi, andavi alla di sequestro, la disequestravi e se poi a posto prendevi di nuovo l'auto. Allora in quel modo lì noi almeno diamo un po' più un senso al sequestro del veicolo da parte della polizia. Guarda le barche qua, raga, ma la state vedendo sta città? Ok, quello che mi spiegava prima il nostro scripter, che la manovra per entrare è meglio farla da questa direzione qua, quando arrivi in questo deposito, perché il blip è sulla sinistra all'entrata. Quindi se tu arrivi da destra, se tu arrivi dalla... vaffanculo da dove cazzo arrivi, dalla parte opposta di quella dove sto arrivando, rischi di restare incastrato. Sì, no, non rischi, l'ho fatto prima e rimani incastrato. Vabbè, è normale, raga, quelle sono dimensioni, ce la prendere così, così è facile. Allora, appoggiate la macchina dove c'è il blip rosso. Ok, questo blip mega galattico rosso che cambierà, sarà diverso. Ok, questo blip qua lo vedete adesso, ma non lo vedrete più così. E schiacciate due volte H e non va. No, lo tieni premuto. Ah no, H, lo devo H. Ah, lo devo tenere premuto, ha ragione il mio script. Vedete perché abbiamo messo lo script oggi. E a proposito, ve lo presento, lui si chiama Joseph, è uno di questi dei creatori della V4, ok, insieme al nostro grande Teo e insieme anche alla collaborazione di alcuni più giovani scripter che hanno aiutato eccetera eccetera, però i due developer principali sono stati Teo e Joseph. Ve lo presento, Joseph, presentati, stai zitto Joseph, non ce ne frega un cazzo, grazie Joseph. No, sto scherzando. Ma no, no ragazzi, io sono lo scarso dei due, quindi faccio la gaff pure io. L'hai già posata? Sì, l'ha già anche venduta. Okay. Allora, scusate, non ve l'ho fatto vedere che l'ho fatto in automatico. Ti avvicini alla macchina, premi i muscoli e hai venduto la macchina. Se avete letto a destra, dove c'è la mia cam, quindi non l'avete letto, ti appare la notifica che hai ricevuto lo stipendio. Sì, ok. Lo stipendio non viene ricevuto immediatamente, ma lo stipendio viene ricevuto una volta che tu hai finito il tuo job, perché tu puoi andare avanti adesso, ok? Tu puoi andare avanti quanto vuoi a fare questo lavoro qua. Quando tu decidi di smettere, vieni qua sopra, quel blip là dove c'eravamo assunti, quindi questo, ti licenzi, ok? Devi consegnare il veicolo aziendale prima, ok? Sono un cretino. Aspetta, quindi prima di andarti a licenziare, prendi il veicolo aziendale, lo vai a posare nel blip opposto di quello da cui è stato preso. Attimo che la sposto. Quando siete pronti vi porto al prossimo. Questo è il blip opposto a quello che è stato preso. Elimini il veicolo, depositi il veicolo aziendale, vai sul blip per licenziarti, ti licenzi, arrivederci e grazie. E c'è il tuo stipendio, che non mi ricordo se era in contanti. Sì, arriva in contanti. Ah, ma nella V4 ora, non sarai più prossimo. Principe, cosa farai? No, non lo so, raga. Sono regista, ma tu lo sai, tu okay. Sai come si fa, perché io sono l'unico che ho provato questo. Ok. L'elettricista è un'altra di questo, è molto carino. L'elettricista lo so, me l'ho andato. Joe, grazie per la sottoscrizione al Prime, bro! Sali. Vabbè, Candy non ci serve, direi. No, Candy puoi lasciarlo. Vai, che arrivate su Dashbox. Ok, dove andiamo quindi? Fermo! Questo è l'elettricista, giusto? Ma dov'è l'elettricista? Sì, questo è l'elettricista. Ah, me? Abbiamo perso qualcuno. Sì, manca Hammer, ma è rimasto pilati sulla macchina. Sono i pilatini. Ah, ok, ci sono. Ok. Elettricista, ragazzi. Sempre stessa identica cosa. Aspettate che mi faccio Nial, che sono tutto storto. No, ragazzi. Vedi, Candy, chi può fare i danni? Guarda. Mi sta spostando, ma vedi, sta arrivando il mio burrito, questo è mio. È il mio burrito. Allora, Candy combina guai. Ciao Nicola, come stai? Sempre il solito, ti avvicini al lavoro, sei stato assunto. Ah, grande Adu, Aldo Adu, grazie per le 100. Bob, è bello, mio, finalmente. Qualcuno che dona qualcosa anche a noi stasera. Grazie Aldone. Ragazzi, la macchina dove è finita vostra?
Cazzo, andiamo col fratello. Aspetta, ne la do io. Ce l'hai il codice Steve o te la do io la macchina? Sì, riprendo questa. Salite, salite sul furgone. No, raga, non ci siamo tutti lì. Cool. Tra l'altro questo sarà il più divertente e il più complicato tra i lavori, secondo me. Presentazione. Sì, ragazzi, fino al 4 faremo le presentazioni, perché voglio... Siccome ci sono tante cose innovative, ho bisogno di presentarvele e di farle conoscere alle persone, perché non voglio che le persone entrino dentro in gioco, perché queste live qua rimarranno salvate. Quindi quando qualcuno avrà bisogno di un tutorial, si va a vedere direttamente sta live qua. O comunque io tutte queste live qua adesso, man mano che spiego le cose, eccetera, eccetera, le taglio e faccio dei tutorial. I'm back. Chi sei, Aldo? Ma sei Aldo, ne quello che giocava con noi? Città. Grazie delle 100, grazie a Chris delle 200 del partito. Il party di Bobo Lumbri alla crema. Ecco le che arrivano al vassoio da 400 Bobolone. E Cristian ne mette altre 200. E che arriviamo in città anch'io. Ma in V4 arrivi, Aldo, tu? Allora, un'oretta arrivo, grazie Nico. Oh, amore mio, mille bitoni! Attenzione, attenzione, siamo a 4, 2, 4, 6, 800 bombe. Dai ragazzi, siamo quasi arrivati alla fine della chiusura del party. Chiudiamo questo party. Bam! Cosa vuol dire la live? Praticamente stai streamando a 720, non a 1080. Ma che era? Da quando? L'ho notato adesso, si è notato adesso. Chiudiamo il party, diglielo Cree, diglielo che dobbiamo chiuderlo. È quel momento, è il momento di dimostrare ai maledetti cosa si sono in grado di fare. Ce ne mancano 700 di stelle, ragazzi. Mi sa che hai missato questa postazione qua. No, siccome Alve te l'hanno scritto in chat, per quello che... Non l'ha missata lui, l'ha missata Candy, attenzione. Ma che cosa? Io non ho capito, ragazzi. Gli sta l'auto, ovvio, 700 Cristian Candy, e che vuol dire Cristian Cassone arriva e mette 700 bombe tutte da solo. Attenzione, super Cris e Aldo si accoda con altre 100. E grazie ad Aldo e Cristian abbiamo ricevuto un party di stelle così in presentazione su 4. Bella maledetti, siamo più forti. Mamma mia, bravi così, belli sociali, aggregando. No, a questi qua c'è il cuccio bianco. E comunque sei te che è inchiodato, quindi non è colpa mia. Sì. Grazie mille, allora, raga, grazie mille a tutti, davvero. 720 non si vede. No, no, vabbè, ma penso che si veda. Mi dispiace solo che quando dovrò fare il video tutorial lo farò il 720. Gli dispiace uccidere Candy più che altro. Ma come mai? Come... No, beh, quello non mi dispiace neanche tanto. Ma mi sembra strano, raga. Boh. Pensa che posso uccidere anche... Posso ragazzi, uccidere. Ragazzi... No, ma vi posso dire una cosa? Invece state sbagliando, perché Twitch... Non ti manco, appena entro ti a te. La serie è difficile, ti dà il server migliore, quindi non può, può essere che non ti dà il migliore. Vuoi vedere cosa fare in sta V4? Allora, ci deve venire qualche idea nuova, bello mio. Così che funziona una cazzata che hai detto. E invece, no, e invece funziona così, Albe. Fidati. E informati. Dai. Wow. Ah, Alve, che cavolo stai facendo? Ah, ma è vero, raga, è la verità. La verità è sempre stato così. Ancora che fai, ancora che fai. La situazione, ragazzi, voglio raccontarvi una cosa. Adesso un cazzito è stronzo. Non so, non so se ve l'ho detto, ma vi ho raccontato il tuffo di Candy. Alle cose personali siamo arrivati. Noi lo sappiamo, noi lo sappiamo. La gente ne abbiamo parecchie, Aldone. Allora, però ne voglio fare, ne voglio tagliare la fazione in due. Candy, io lo amo. È morbidissimo. No. Cioè, è meraviglioso. Io allora, Candy, ve lo giuro, la sera lo abbracciavo e mi appoggiavo su di lui e rimanevo tipo un quarto d'ora con la testa non su di lui. Ho ammazzato un cornuto. E niente. Buttala la Eva. Ho ammazzato cornuto. A me mi dispiace che non però sia un giorno più i principi, siamo divertiti e ci è tenuto in Calabria dove vado io a prendere mare, c'è un'isola storie, che okay. È molto vicino ma certo costa. Marcone, ma magari lo rifacciamo lo proprio il principe è molto facciamo proprio il principe però vedremo come cioè, che rompono i coglioni tutto l'anno in un altro ambito o sempre nello stesso cazzo scavate in una cazzo di pietra di merda. E io voglio fumare, raga, adesso devo da queste grotte vi chiudo un attimo la camera e vi offendete, amori miei, no, vero? Ok, no, c'è un tuffo che è alto più o meno 4-5 metri e un altro tuffo che è 9-10 metri più o meno di altezza e Candy soffre molto di vertigini,
molto. E io l'ho portato chiaramente in quello un po' più basso, quello da 5. Allora, aspetta che andiamo per... aspetta, per questa ve la racconto dopo. Beh, fai culo. Allora. E mo dove cazzo devo andare, scusa? Devi trovare la cassettina elettrica dove ti dà la missione. E dove cazzo è la cassettina? Vai a guidare, stronzo. Devi trovarla nel complesso, guarda la mappa, ti fa vedere dov'è. Guarda la mappa dietro, ti dove fa vedere dov'è. Ci apri la mappa? Ragazzi, voi che personaggio volete dietro vedere? Io sono un pochino... Sono io, dovrebbe essere questa in teoria. Ostico a portare la solita gang. Però... Ah, qua, allora, stai qua. Ok. Potrebbe anche ora, piacerci, questa è la colonnina elettrica. E non è questa. Non è dov'è? Questa? Che aspetta. Questa è la apri sempre la mappa così capisci come rientrarti, orientarti. Orientarti a me non me lo dici. Apri la mappa, Alve, e zooma. Così ti dice precisamente dove è sta. È là, a sinistra, è là a sinistra, là a sinistra. Vedi? È dall'altra parte. Ok. Allora, questo lavoro qua, ti arriva la colonnina elettrica, ecco il classico blip che non sarà questo blip, mi raccomando che Steve ci ha tenuto a precisarlo, quindi... Niente Mitch ci ha tenuto a precisarlo. Voi dovete capire che Steve ha detto tutti quanti non dobbiamo spoilerare niente, sì, e rincoglionito... Ed è il primo che spoilerà. Ma Mitch, assumiti le tue colpe, chi l'ha detto? Io non ho detto niente, sì, tu mi hai sentito l'ha detto Steve. Ma voi l'avete sentito parlare, io non ho detto niente. Potrebbe anche essere partita da allora, Mitch, ma l'hai detta tu. Signor Ginocchio, arrivate vicino alla colonnina, premete muscolo E adesso dovete fare una cosa buona che fortuna. Io non sono in grado di fare. Cos'è allora, sta roba? Ragazzi, è un giochino che dovete collegare questi tondini, ok? Non è difficilissimo. Bisogna usare un po' di ingegno. La cosa divertente, cioè in realtà no, non è divertente, e questi giochi qua li abbiamo fatti noi manualmente, ma cioè io li ho collegati, siamo messi adesso proprio a disegnarli, e non ancora manca uno, okay. Okay. Quindi ho finito? Ovviamente di questi giochi qua non sarà sempre uguale, ci sono 40 livelli diversi, dal più facile al più difficile. Ah, più vai avanti e più in teoria diventa... Ah no, in base a quanto ti paga, giusto? Quello più difficile ti paga, sì, di meno. Questo qua era molto, sì, questo qua era molto facile, perché se l'ho fatto io una roba del genere vuol dire che era molto molto facile. È abbastanza semplice comunque, non è che è una cosa... Sì, alcuni sono difficili, fidati. A meno che non sei proprio sfortunato che ti esce quello che è una madonna, devi perderci 6 giorni. Randomico. Facci tutti quanti da elettricista, va, che non mi rifaccio 8 km, va. Devi consegnare il veicolo. Ah no, andiamo a consegnare il veicolo, beh. Che intanto la continuo. Però, andiamo, a meno che non sei Steve. Se sei Steve sono tutti difficili. No, ma anche se sei Alveyak, infatti io non farò mai l'elettricista. È così bello il carro attrezzo. Allora, adesso qua ti dice recati in un'altra meta, ma noi invece torniamo a casa e andiamo a licenziarci, perché noi siamo... Grazie Tania, grazie mille delle 50 stelle, si accoda ai donatori, anche Tania con le sue 50, grazie di cuore cara, grazie mille. Ragazzi, mi raccomando, ricordatevi di donare qualche stellina ogni tanto, che ci aiuta a stare qua con voi. E a settembre ricomincerò a streamare pomeriggio e sera. È arrivato un warning, ragazzi, allora quello che state vedendo... Quello che state vedendo è il nuovo metodo di richiami che avrete in questa versione qua. Quando voi verrete richiamati nel gioco dagli staffer, vi apparirà questa schermata qua. Ma okay? Noi non la vediamo, che cazzo. E per rimuoverlo devi tenere premuto per 10 secondi il tasto space. Ok, quindi voi saprete quando verrete richiamati all'interno di Grau. E siete nella merda. No, devi cambiare il GPS, Alve. Però chiaramente quando state sbagliando qualcosa vi apparirà questa cosa qua. E questa cosa qua, diciamo che è un'ottima tecnica, soprattutto per quando succedono quelle azioni là dove magari c'è un combat login. Voi immaginate un combat login dove uno staffer deve bloccare l'azione, basta che richiama le persone che stanno entrando e hanno questi 10 secondi di sta schermata rossa qua che gli rompe i coglioni e capiscono che se ne devono andare. Ok, quindi non si tipperà più lo staff lì a fare il cazzone, ma potrà fare queste cose qua. Alve? Il GPS. Stai andando al prossimo punto, devi andare alla consegna. Sto andando al prossimo punto, devo andare alla consegna. Ci siamo persi. Che ci siamo persi, sì. Fai slash GPS 166. Slash GPS 166.
Me lo dà sempre qua, come mai? Non è perché vero. Un pezzo di strada. No, 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 ha cambiato. No, mi sta continuando a fare inversione. Ah no. Sì, sì. No, mi devi scendere verso sinistra. Perché il GPS segue il senso di marcia. Ma perché non ti sei fatti i cazzi tuoi che ero nella parte giusta? Ok, ce l'ho fatta. Allora, vi stavo raccontando il tuffo di Candy. Ok? Candy? Sentiamo il tuffo di Candy. Ma non fine. Sei mutato, eh? No. Allora... Ragazzi, è stato epico quel tuffo. Allora, partiamo dal presupposto che chiaramente io facevo il figo, che dicevo dai basso, dai smettilo, sai quegli esaltati là che buttati che morbido. Ogni volta che mi tuffavo ho sbattuto coglioni, spalle. Ragazzi, per andare sopra questa roccia, questo, raga, mi sono distrutto tutto. A parte allora, che le scale erano una roba, raga, piccolissime, e per uno come me era proprio impossibile. Pericolosissime, pericolosissime davvero, cioè sono pericolose. Considerate che io le facevo seduto quelle scale là, non stavo in piedi, io facevo veramente, mi sedevo per passare, perché praticamente sono scale che non hanno il come si chiama? Il reggibraccio, il come si chiama? Il passamano non ce l'hanno. E tra l'altro sono nel dirupo. Quindi rischi di farti male se cadi da ste scale, perché se cadi dritto ti spacchi tutto, se cadi sotto ti fai malissimo. Quindi quindi siediti che è meglio. Per Candy già sedersi è un problema, giusto Candy? Quindi, già solo sedersi, poverino, è un po' faticoso. Figuratevi scendere ste scale, quindi rimettiamo la camera. Pietre che ti entrano all'interno della carne e ti rovinano l'orgoglio, ti ammazzano la sensibilità morale. E quando arrivi sulla piattaforma con molto sudore e dopo esserti ustionati i piedi, ma qua a sinistra c'è la carrozzeria, questo qua è l'ippodromo, ah no, il casino. E a un certo punto è il momento che ti devi lanciare, ecco, per una persona normale, per una persona normale arriva lì, sta, ragazzi, sotto con i like, dai, e poi si lancia, non vi addormentate. Arriva Candy arriva Candy, che siamo arrivati lì alle 11 del mattino, siamo andati via da lì alle 3 più o meno. E vi garantisco che lui alle 11 e mezza è salito là sopra. Raga, okay. Non potevo né risalire indietro perché era troppo brutta sta scala, quindi non dovevo scendere buttarmi. Né salire. No, il problema è che avevo mal di pancia. E non poteva né scendere né salire perché la scala è veramente pericolosa a scendere. Figuratevi a salirla con la scala di merda, era proprio impossibile. Quindi ormai era lì e si doveva lanciare. Allora, io, questa è la scena. Io che sono lì, e gli dico dai muoviti che basso, su, non rompere i coglioni, cioè. E io lì a forzarlo. A un certo punto, dopo un'ora e mezza che lo forzavo, si sveglia il pacifista anziano, il cagacazzo anziano che non si fa i cazzi suoi, e mi guarda, e l'avevo quasi convinto, ve lo giuro, ce l'avevo fatta a convincerla e a convincerlo. Si gira sto cagacazzo anziano, lo guarda e gli fa ma se non se la senti non lo devi forzare. Io lì, ragazzi, mi sono sentito male. Ho detto dai che c'è, oh, me lo fa fare, allora me ne va, scendo. Però l'unico modo di scendere, ragazzi, era vecchio, scendo, era saldo, era salto, raga. E tutti sotto lì no che battevano le mani, tutti, cioè c'erano tipo 700 persone lì. Stavo aspettando lui che si lanciava, perché comunque sarebbe stato un gran bello show vederti lanciare. Più avanti. Quindi poi c'erano le barche che passavano, no? Per vedere la grotta c'era il tipo che diceva così proprio, ve lo giuro, eh. Allora, signori, guardate, qui c'è la grotta dell'isola di Dino, e anche lì il signor Lino che si deve buttare. Sì, giusto, guardiamolo pure, guardiamo Lino che si deve buttare. Si chiama OM Candy, si chiama. E allora, aspetta un secondo, Candy. Allora, solito discorso, ritorni al deposito, ritorni alla base, posi il veicolo, vai a licenziarti. Tac, e ricevi lo stipendio. Ok, sempre in contanti. Chiaramente ti arrivano solo 1000 perché ho fatto solo lavoro. Più lavori difficili fai e più c'è la paga. Ok, la retribuzione sale. Più difficile il lavoro che fai. Fighi, sti lavori non vuoi, le nuovi che hanno messo, ragazzi. Sono bellini. A me sono molto carini. Finiamo il discorso del tuffo. Vabbè, comunque a un certo punto io capisco che le dimensioni di Candy con l'acqua potrebbero creare quasi uno tsunami a livello mondiale planetario. Allora io... Ma non è vero, veramente da bravo streamer, amico, e youtuber, capisco che questo momento va assolutamente filmato.
Allora, questo ve lo devo far vedere dai in piedi, ragazzi. C'erano due ragazze sopra l'isola che si stavano facendo le foto, che sembravano due showgirls, e si mettevano tutte così, sì. Erano sempre in posa, tutte, hanno fatto 780 foto così, tutti così, si sono in piedi, si contorcevano tutte. Allora io a un certo punto, con il mio nonchalance e la mia tattica d'approccio, sono andato da sta ragazza e ho detto: oh, mi fai un cazzo di favore, registra sto rincoglionito che si deve lanciare, perché sennò non l'avrebbero mai fatto. Quindi ho fatto un po' lo scemo, perché brutto sono brutto, e se uno brutto fa pure il gentile non vale un cazzo. Quindi allora fai il pezzo di merda che almeno riesci a cuccarti la tipa. Cioè, se sei un motivatore, non ce n'è, bro. Allora chiamo queste due qua che sembrano due sirenette con le zampe. Porca troia, erano. Gli dico: registrate per favore, queste cazzo capiscono e capiscono, perché chiaramente vedono l'elemento che si stava lanciando e dicono: beh, questa qua diventiamo famose, cazzo, queste milioni di visualizzazioni, lo tsunami in Calabria non si è mai visto. Scusate se vi interrompo in questo piacevole. Prego, buonasera Franchino! Buonasera. Buonasera Franchino! Allora, abemus locale. Cosa cazzo è? Il locale, quello sulla spiaggia. Franchino, poi ne parliamo. Non adesso. Parliamo dopo, va bene. Comunque, Jay, mi serve che mi accetti, il trasferimento del Game Master. Saluto Pova, Frank, ti saluto Pova. Okay. Un bacione a tutti. Allora, vi stavo dicendo, praticamente sto Cristiano, ma che Franchino, lo sai che siamo in live, vero? No, è uscito, secondo me non lo sapeva perché è entrato qua dentro proprio sparato diretto, non sapeva. Sì. meno male che buonasera a tutti. Comunque, questo lancio, ragazzi, della racconta di Alve, lo sbirro, spam di vaffanculi. Allora, magari lo fanno veramente. Vabbè, comunque vi stavo dicendo, chiaramente le due ragazze capiscono la situazione, capiscono che potremmo diventare virali veramente, decidono di registrare. Anche loro volevano farsi Natale a casa, quindi hanno visto che Candy non si lanciava, mi hanno abbandonato lì da solo come un coglione, ma veramente sono state mezz'ora a fare un video, mezz'ora, ragazzi. Cioè, dopo mezz'ora, ma guardate, mi fanno: ci abbiamo perso le speranze, così parlano. E niente, allora se ne sono andate. E io scendo giù, ho detto: ma mo ti lancio io, mi ero rotto i coglioni, perché non è possibile. Vado giù e lui inizia: no, dai, non ce la faccio. No, ma dai. E poi faceva questi gesti qua. Proprio guardatemi come faccio. Guardatemi, mi dovete guardare. Ok, mi dovete guardare. Faceva proprio questi gesti qua. Correva, faceva così, poi si. No, aspetta. E continuava sempre a far così. Aspetta. A un certo punto mi fa. Io ho detto: senti Candy, ti sto per spingere. Mi fa: no, fai così, lanciati tu e poi mi lancio io. Fidati. Gli ho detto: Candy, guarda, ti faccio vedere, mi lancio anche di testa da qua, ok? È molto, 5 metri non è altissimo, quindi bene o male ti lanci. Mi sono lanciato di testa, sono sceso giù tranquillamente, lo guardo tranquillamente per fargli vedere a lui che ero tranquillo. In realtà ero tutto contorto, tutto spaccato, tutto sminchiato, però lui per vedere che ero tranquillo, perché ci mancava pure che gli facevo vedere che ero sminchiato. Amid, grazie del follow, amore mio, grazie. Allora, per il like, mi metto là sotto, grazie, e questo è uno dei tanti errori che ho fatto in quel momento lì, mettermi sotto dove lui si doveva lanciare. Allora succede questo, perché lui ha avuto il coraggio di lanciarsi, però succede questo: nel momento del lancio Candy prende la rincorsa, arriva giusto all'orlo per lanciarsi, che voleva fermarsi perché non era pronto. Ok, mi ha preso un capitombo, ragazzi. Non era Alve, dove sei? Nel rap, vieni qua, guarda, ero così praticamente quando mi sono lanciato. Ma che è sta cosa? Ha cagato. Ragazzi, è arrivato fino al limite della piattaforma, ha provato a fermarsi ma non ce l'ha più fatta, quindi è arrivato proprio in un punto dove ormai si doveva lanciare. Allora, da che si doveva lanciare dritto a che, purtroppo, siccome si è fermato troppo tardi, ha dovuto lanciarsi quasi di testa, e dico quasi di testa, ragazzi, perché ha tirato una panciata incredibile.
Raga, mi sono fatto malissimo, ve lo giuro, sono sceso e non respiravo più. Allora, ma la cosa più bella non è l'arrivo. La faccia di Quindi era questa, guardatela. Ve lo giuro, ragazzi, questa era la faccia di Candy vista da me da sotto quando ero lì che lo aspettavo. Bravi. Quando lui è uscito dall'acqua, in testa, Cristiano, aveva sbattuto il petto. Quindi, allora, immaginate uno come me, anoressico, perché io sono un po' magro, che deve trascinare Candy, ok? Quindi è un po' come Pinocchio con la spalla rotta. Ma solo io penso che palle quanto dura questa storia. Chi è sto scemo che ha parlato? Non so che è uno scemo c'è dentro Claudio. Vabbè, fatto sta, ragazzi, che io ero sulla mezz'ora, c'era una scorreggia da fare che l'ho tenuta per mezz'ora. Ah, perché c'era, guardavano tutti, c'era Enea dietro che si doveva tuffare anche lui, ok? E al momento del lancio, ragazzi, non ce l'ho fatta, ho dovuto scorreggiare. Hai permato Enea. Dio, sei girato. È venuto. Gli ha detto: sei girato verso mio cugino Omar. Guarda, fa: zio, mi ha fatto una toreggia. Quindi, ragazzi, ho dato la scoreggia e il gas proprio per spingermi più in là nel salto. Sì, sì, sì. Vabbè, è stato il nostro. Altra cosa che vi ho detto, che ho fatto un errore. Vabbè, è stato mettermi sotto alla piattaforma di lancio. Questo perché io non ho considerato, adesso a parte gli scherzi, ragazzi, comunque Candy ha un bel peso, una bella massa pesante, non ho considerato l'onda che arrivava. Quando Candy è uscito fuori dall'acqua, tra i due eravamo tutti e due senza respiro, perché io, quando lui si è lanciato, avevo la bocca aperta e mi è arrivata un'onda nuova in faccia e ho bevuto 1,5 litri di acqua, quindi lui non respirava, io tossivo. Eravamo due rincoglioniti in mezzo di... Raga, è stato... Morendo io. Alve, scusa. Alla fine le due tipe... Alla fine le due tipe hanno Gianni preso... Gianni e Pinocchio. Hanno preso il pedalò e se ne sono andate fuori dai coglioni. E io, per dispetto, gli sono passato davanti con la barca ad altissima velocità sperando di tranciarle con l'elica, in realtà mi stavo... No! La barca. No! No, le due tipe se ne sono andate, ci hanno lasciato lì come dei cazzoni, non abbiamo scopato comunque. Vale. Va bene, andiamo all'ultimo lavoro? Andiamo a prendere siamo già qua. Ah, siamo già qua? Questo è l'ultimo lavoro? Okay, questo è il camionese. Ma com'è la live, si vede una chiavica, mamma mia. Zitto, anche te. No, stavano affogando uno con l'altro, ragazzi, in pratica. Candy proprio. Allora, solita cosa, premi per lavorare, sempre davanti alle porticine che vedete, identica situazione, vai a prendere il Lawler. Madonna mia, bello, Euro Truck Simulator. Ah, oh, finalmente, ragazzi, veramente mi avete messo il lavoro dei camionisti. Certo, voi mettete il lavoro dei camionisti. E ti dà bandana. Mettiti in prima persona, bandana, oh. Siamo Candy. Fate schifo, sappiate. Arriva Milano Ginevra, arriviamo. Il GPS qua, raga. Non c'è il GPS però. Ma qua. Sì, la sì, no, fermo. Dove vai? Apri la mappa. Non tornate indietro, ragazzi, se no sbattiamo tutti. Devo andare dove c'è la B. Zoom chi? E la mappa. E cosa? Zoom a quanto? Ok, aspetta, dovresti vedere il carico. Non vedo niente dalla live, però. Ma cos'è? Quello con su scritto B? No. È proprio... c'è proprio l'iconcina del carico. Io lo vedo. Quindi bisogna prendere il carico che c'è lì dietro, giusto? Ma dove cazzo lo vedete il carico? Dietro. Aspetta. No, non lo puoi prendere perché Candy ha preso anche lui il camion e quindi ti ha bloccato il punto di spawn. Aspetta. Quindi lo prendo io questo qua, giusto? Con H? Se lo segnate, prendilo tu. Non dovete prenderlo assieme, ragazzi, dovete farlo fare solo ad uno. Non l'ho visto, perdonami. Niente, Alve, posa, riprendi il camion. Ma secondo me il mio è questo, sai? No, non è questo, era quello, solo che il punto di spawn era bloccato. Ah, perché se lo fai insieme... Okay. Aspettatemi! Prima uno e poi l'altro deve prendere. Se no non puoi prendere due. Niente, Candy, sei andando, sei. Vabbè, l'ho fatto Candy, vabbè, è uguale. Dov'è Candy? Candy si fa i cazzi suoi, non si fa... sono già partito io. Vabbè, pure.
Andiamo col camion. Ah, che col camion che ci mettete una voglia. Andiamo. Prendo io un'altra macchina. No. Aspettaci, magari. Sono al 227. Adesso ritorneranno sul Gra e faranno i camionisti. Ho messo il GPS da Gali. Mi dissocio. Ah, hai comprato il volante? Sì, ho comprato il volante per volare a fare in culo. Questa era brutta. Eccomi. Aia. Andiamo. Vedi, io ora adesso per correttezza. Come si vede che non guida più Steve, ragazzi, che sta guidando. Ah, mi vogliono saltare questi bastardi, Assaltiamo. Oca. Mitch, scusa, da regolamento, questi qua sono assaltabili, no? No, lavori. No, i lavori allora... Warner White non si toccano. Anche perché non c'è niente dentro. Occhio che Alve, fai white così non ti fermano più. Andy, devi andare pianissimo. Perché se o spaccate il camion dovete chiamare un meccanico e se vi ribaltate dovete ricominciare da capo perché avete perso il carico, quindi dovete guidare come certo che sia. Esatto. Beh, è giusto il carico, no? Se lo tratti. È noto attacca sto tram praticamente. Esatto. Raccami le palle. Beh, comunque carino, dai, che abbiano cambiato un pochino i lavori VL, no VL. Invece che la solita legna, ragazzi, la solita pesca, le solite cose. Elettricista, il paga di più. Il carro attrezzi e il camion da consegnare, che è un po' più divertente sicuramente. Cioè, tipo quando nella V3 all'inizio, mi pare, o la V2 alla fine non mi ricordo più, c'era l'autista di Pullman, vi ricordate? No, non ho capito la domanda, Candy. Ah, perché su Eurotrack c'è anche il pedaggio. Lui parlava del pedaggio. Non posso infierire, quindi. Ma la macchina la sta guidando Steve o l'altro ragazzo? No, l'altro. Mi sa che... Chi è questo? No, perché non ha fatto incidenti, stranamente, quindi... Ah, no, è perché AIDS, non è Steve. Mi sa che è il pilota. AIDS. E pilot. Io per fare un chilometro con Steve prima mi sono rotto tutti i denti davanti. Allora se guida pilot guarda il lato positivo e ancora quelli dietro. No, sto camion mi sa che non arriva alla fine, Ugo. Lo vedo messo male, lo vedo. No, Gabri. No, ma quindi, carino questa parte che hanno messo su questo nuovo server, raga. A fare in culo sta arrivando. Meno male che di solito i lavori in OVL, quelli per farti soldi all'inizio città, sono sempre gli stessi. La legna, il carbone, le solite cose, vai a picconare. Solite cose. Scusa, a parte gli scherzi, pensi che sia un'impostazione di OBS che è stata cambiata o... No, te l'ho detto cos'è, è Twitch. Finché tu non hai la partner, non ti dà il 1080p. No, ma ce l'aveva l'altra volta. La notte, dipende se prendi il server giusto, ma è così Twitch. Guarda come cerca di scolparsi. Vai sul mio, è la stessa cosa. Però uguale, è vero, ragazzi, la sapevo pure io sta cosa. È così, ecco. Ragazzi, funziona così, non sto scherzando. Anch'io quando avevo la fila. Anche su Facebook è così, faceva così. Su Facebook io. Raga, ma io non ho la partner su Twitch e l'altra volta se streami la mattina può essere che ti danno il server giusto e ti danno il 1080p. La sera invece, siccome ci sono tanti che streamano, è difficile prendere il server. Ciao Duri, bello mio, ciao Albus. È colpa tua, Candy. Marco, scommetto che teste 1080. No, io non sono 1080, vai a vedere. Va bene, tipalo, va, dai. In teoria io ho consegnato qua, non mi dà nient'altro, giusto? Una volta consegnato il carico... Dammi il tuo ID, Candy. Sono i ID. Guardate i cervi, raga. Fermati. No, Candy, tu sei a 1080 comunque. No, per... mezzi. Io sono a 1080, server giusto. Anche tu, Albu, tantissimo, fra. Vai, passeggero. Allora, mezzi, maledetto, che è andato devi di là. Devi scendere per forza, perché sennò... C'ha traditi. Vai. Ciao Don Vince, bello mio. Ciao Martio. A tutti. Comunque devo ammettere che c'era una vacanza veramente fantastica e rigenerativa, veramente. Con Candy mi sono scialato.
Mi sono veramente scialato, raga, perché è stato tutto molto bello. Mitch, cos'è avviato? Ah, e poi domani ci sarà l'altra storia, il nonno natalino versione pescatore. No. Ragazzi, è il pescatore più scarso della storia d'Italia. Vabbè, Alve, devi dirla tutta. Veramente. Te hai pescato anche Candy, però. Sì, sì, io l'ho pescato anche Candy. Però Candy è veramente il pescatore più scarso d'Italia. È incredibile come un testa di cazzo abbia il pesce attaccato da un quarto d'ora e non si sia reso neanche conto. Con la canna in mano, che non è che dice la canna era appoggiata. Con la canna in mano che faceva così, lui pensava che si stava facendo una sega. Non ho capito qual è il motivo del perché faceva così col braccio. Lui pensava che era tutto normale, che erano le onde. C'aveva uno squalo attaccato. È milanese, Alve. Mica ha mai pescato, dai. Già Gianese, lei, già Gianese. Già Gianese. Va bene, ho già dato i soldi lì, ma non andati, perfetto, posto. Ok, quindi solita cosa, arrivate qua, posate il camion e vi licenziate. Cosa che io invece sono ancora assunto, porca puttana. Perché devi andare in fondo, là in fondo. Ma in fondo perché dove? Dietro. Devi depositare forse prima questo. Là dove c'è la scritta verde. Probabilmente devo depositare il camion. Sì. E questo di qua. Quella dove c'è la scritta verde. Ma dove cazzo la vedi una scritta verde tu? Là, la scritta verde parts. Qua c'è un'antenna durante la sparatoria. Qua dietro buona, c'è no? una buona vista. Vieni qua dietro. Parts. Bam 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 bam. Ok, vieni da me, Alve. Fermati. Ma che cosa? Aspetta che mi licenzio. E vaffanculo, ancora non mi sono licenziato. È là in fondo. Ah, è sempre lì anche per licenziarti. Salve signorina, me lo salve. Ah, è vero. Mamma mia, che sì, non è arrivato ancora. Continuavo ad andare in quell'altra porta. Tieni. Alve, caro. Cazzo, ma è la ragazza invece cazzo. No, quella è una roba di storyline. Tu provato Alve, ti ho portato una bella ragazza. Allora, queste sono sigarette haitiane. E che chiappa che c'ha. Spostatevi un attimo, ragazzi, spostatevi. Ok, guarda l'inventario. Ok, c'è un pacchetto di sigarette. Adesso le hai aperte, ti ha dato 20 sigarette fumabili che puoi usare solo con questo. Ok. Vai, usala. Ma che figata! L'ha picciata pure. Eh sì, eh? No, vabbè. In alta sinistra hai tutte le indicazioni. In alta sinistra, per esempio, con le indicazioni per fumare. La tieni per buttarla. E per bocca che cazzurgi di bocca. Bocca che te la tieni in bocca. E già, cosa che vuol dire in bocca? No, vabbè. Facciami una sigaretta, Ma che figata! No, vabbè, questo è un pomeriggio della questa mia vita. Questa è una figata pazzesca. Facciami una sigaretta. Facciami una siga, bellissimo sto squadro. Te ne deve passare Joseph perché ti deve dare il pacchetto da aprire, eccetera, eccetera. E passi una, Joseph. Ovviamente puoi dare anche la sigaretta singola. E due ginocchi, grazie. Tu lo sai che non posso fare le ginocchia. Lo sai che le cose di TikTok non le posso fare con questa animazione. Vabbè, allora ci ha dato le sigarette. Col pacchetto cosa fa? Rompi i coglioni sul fumo. Ma boh, ma il gioco, no, rompi i coglioni sul fumo. Ve l'ho messo a terra, ragazzi, così lo potete provare tutti. Dicevo, ma è un videogioco. Deve metterle su, usa? Nella quando ci saranno poi chi deve spiegare l'altro lavoro no white che c'è, però quello ci devono essere presenti Axel, esatto. E Ray. Come funziona per le sigarette, raga? Tutto uno story. E poi ve lo spiegheranno gli altri ragazzi nella prossima puntata. No, ma devo per le siga dico devo fare USA. Queste sigarette qua c'entrano con quello. A me non vanno. Sì. Non vanno perché non vi ho dato l'accendino. Siamo ai lavori a metà. Joseph, ma invece mi spieghi una cosa. Per passare la roba, com'è che funziona? Perché ho visto che prima non andava bene. No, abbiamo disabilitato un attimino la freccetta, poi la riabilitiamo. Ah, ok. Quindi io faccio questa sigaretta e vado da solo. Sì. Abbiamo messo gli accendini a terra. Avete superato tutti i numeri, davvero. Ma pensa che ancora non ce l'ho l'accendino. Hanno fatto delle cose plateali, davvero. Molto, molto belle. Molto, molto belle. Ma dai.
bellissimo. E fuma. Ragazzi, lo vedete questo, Giovanni, questo non fate nero. Troppe domande perché guardate. Questo occhiolino nero qua apre con... Guardate ragazzi, accende la siga. Questo occhiolino nero, c'è un lavoro dietro che non è nuovissima come cosa da vedere, perché nel server americano tipo l'avete già vista. E fuma, e anche in X Italia butta e uno di potersi sedere. Down. Chiaramente qua è stato fatto questo occhiolino qua in maniera che puoi in fare bocca, veramente tante cose. E pezzi di merda. Però è stato preso direttamente da un'altra. Io, il mio nuovo PG avrò sempre la siga in bocca, ragazzi. Un po', vedete ad esempio, guardate qua, metti il sacchetto, richiedi la radio, richiedi la SIM, che anche queste due cose qua sono state scritte tutte quante da loro, sono state fatte tutte quante da loro, dai nostri scripter, e c'è un impegno dietro che ragazzi è fuori dal normale veramente. Questo si guida sempre col mouse, tu vai dove cazzo vuoi, trascina, fai il cazzo che vuoi, eccetera eccetera. E... che figata. No, giusto una cosa per spiegare, perché vedo che spettacolo chiedo. Ragazzi, vero? Nella prossima live, se ci saranno Axel e Ray, vi spiegheranno un po', perché abbiamo creato proprio una cosa fantastica che gira intorno a Caio Perico, e ve la spieghiamo nella prossima puntata con Ray e Axel. È una cosa fighissima che praticamente dedicherà un lavoro no white a tante varie situazioni. Ci sono Ray e Axel? Ci sono adesso? No, non ci sono. Ray è in vacanza, Axel. Guarda, l'ultima cosa che mi viene in mente da poterti far vedere, se non l'hai già fatto vedere, sono le banche. No. Dai, che siamo in anticipo, dai, facciamo vedere la banca, dai. No, aspetta. Che spettacolo, vabbè, sì, sono bello, Brian. 7. Raga, la sigaretta è una figata. Bellissima. Sì, ma una volta che la butti, ti sparisce tutto il pacchetto da 20? No, perché è una, capisci? Il pacchetto è una in realtà. Mi raccomando, ragazzi, non lo fate tutti, facciamolo uno alla volta e con calma. Ma che cosa dobbiamo fare uno alla volta con calma? Dal fatto della banca, se si mettono in 30 sullo stesso blip, poi. No, vabbè, lo fa... Allora, lo potete fare, basta che lo fate uno alla volta. Fabri, te lo spiegheranno tutto nella prossima puntata, quando spiegheremo quel lavoro là. Sigaretta uguale contrabbando. Può essere, sai che non lo so in realtà, non ti so neanche rispondere alla domanda. Bello perché è che Alve non so. Sa niente. Allora ragazzi, io per scelta ho scelto di stare totalmente fuori e sorprendermi come se fossi uno di voi. Io, mi dovete credere, della V4 non so niente. Niente, ecco perché ieri ho preso anche un po' sotto mano le cose che sono state create, perché purtroppo non avevo lo scripter a fianco che potesse dirvi no, fermati un attimo sulla radio che la spiego bene. Adesso stasera ce l'abbiamo, infatti da domani sera ci sarà anche l'altro scripter che è il nostro. Vi siete dimenticati di me? Dimmi il numero. 26. Ci vogliamo bene lo stesso. Mezzi di merda. No, nella V3 sapevo, qua nella V4 proprio zero, ragazzi, zero. Ma questo perché Mitch era molto arrabbiato con me, perché io la V3 l'ho spoilerata praticamente tutta ancora prima che uscisse. Allora mi ha detto, tu mo sto giro ti fai i cazzi tuoi, rompi i coglioni fino all'ultimo, ok? E poi entri alla fine come se fossi un player, giusto per presentare, ti spieghiamo noi, non ti preoccupare. E in effetti stanno facendo così, grande Mitch, è il primo che ti dice grande Mitch, eh? Voglio che tu sappia che nelle chat italiane sei è il primo che ti scrive hanno grande nuovo, vita nuova, hanno nuovo, vita nuova, hanno nuovo, vita nuova, hanno sempre quello comunque, non è che... Allora, queste sono le nuove banche e entrano con noi il nostro Jay che mi fa vedere, cosa vuoi fare, una rapina? Allora, intanto se tu provi, no, le rapine più avanti, intanto se tu provi a prelevare dall'ATM non ti funzionerà, perché tu per prelevare dall'ATM devi andare dentro la banca a andare ad impostare un PIN. Che a me funziona perché l'ho già fatto, quindi sono un cretino. Vabbè, sti cazzi, hai già fatto. Vieni qui, lo puoi far vedere comunque. Ma non si crea la cosa. Vedere. Vai pure. Scusa, ma il conto non si crea mica solo di là? Però c'è il conto, caricamento. Allora, sì, abbiamo tolto il multiconto e ne teniamo uno unico. Se tu vai nelle impostazioni hai la possibilità di cambiare IBAN e PIN. Ok, allora... Una volta che avete creato il conto, vi si aprirà questa schermata qua, ok? E qua è ci sono i vostri ultimi movimenti che avete fatto, meno 1000, okay. Meno 5000, meno 10000. Vedete, okay, che sono i prelievi che ho fatto io durante il gioco, durante i test, non il gioco. E le transazioni che le vedete qua, entrate, uscite, guadagni, eccetera, eccetera. E cambia IBAN e cambia PIN. Adesso Jay vi spiegherà che cos'è il cambia IBAN e cambia PIN. Intanto gli ho fatto vedere l'interfaccia.
Allora, in maniera molto banale, l'IBAN andrà a sostituire il classico ID quando vai a fare i bonifici. Quindi un player darà l'IBAN dell'altro e tramite quello faranno i bonifici. Mentre il PIN sarà quello che vi serve a prescindere per accedere all'ATM. Quindi se non avete uno impostato, non potete accedere all'ATM per prelevare. Devo Ovviamente chiederti il una PIN è cosa univoco, che... univoco non cambia, cioè lo cambiate Ok, se volete. posso chiedere una cosa, Jay, ma se qualcuno ha lo stesso IBAN di un altro? Il Cioè, gioco se lo io... riconosce e gli dice di cambiarlo. Cioè non te lo accetta. Esatto. È un univoco, ce ne può essere uno soltanto. Ah, ok, Collegato al, quindi col tuo se... PG. Ok, quindi se, anche se uno vede l'IBAN di un altro, viene qua, lo mette col suo PG, non funziona il conto di quello lì. Esatto. Ok. Raga, non è che se una cosa l'avete Semplicemente già dice vista. che l'IBAN non è valido e quindi va. Non è che se Ok, l'avete già okay. vista. La Merone. Ciao Cioè, non è stessa Francesco, ciao cosa. Sandro, come Bellissimo. vedrete. Provate ad andare fuori No, inserite l'IBAN fuori. Vi sì, è faccio bello anche chiudere, qua. capito? Sì, anche da qua. Beh. Amici, gli rispondi Quando a hai tutti gli finito. ATM funziona con il codice PIN. Oddio, Esatto. non saprei, probabile sì, perché comunque Anche questo non è Impero ha uno questa script cosa, perché mi hanno mosso. scritto come Impero. No, mi sembra che Impero non abbia la stessa identica cosa. È molto simile, ma È non è simile, ma uguale. non è uguale. Ma le Cioè, banche sono comunque tutte uguali, ragazzi. Il concetto è quello: IBAN, PIN e carta di è credito. uno dei Cioè, la sistemi banca la bancari. puoi fare. È un Questo è uno dei sistema sistemi bancario. bancari più usati Ovviamente, attualmente, ragazzi, non non. buggato, che funziona bene, eccetera. Quindi è normale che tanti altri server l'adottino, ragazzi, perché è comunque sia uno script che funziona bene, è bello, non è buggato, è facile, intuitivo. Quindi è normale che poi anche altre persone lo usino. O Ma che poi il magari fatto di l'abbiano usato base è che, prima di noi, ragazzi, ci mancherebbe cioè, altro. se ad ogni server che si crea ci dovessimo fare veramente tutti gli script da zero, noi ragazzi, capite bene che iniziamo adesso, finiamo l'anno prossimo. Ecco, Quindi, quando uno la script è fatto differenza bene e nostra, funziona. diciamola, perché questa cosa qua è importante. Vorrei che, infatti, lo ribadirò anche con le Ah, vedi? Figo, macchine. Nel nostro server non c'è roba liccata, ragazzi. Liccata esatto. significa rubata. Tutto quello che voi vedete all'interno del Figo, nostro raga, avete capito server com'è? è Quindi se, proprio possi se mettere il non è codice stato IBAN possibile farlo nel copiare dai conto. nostri scripter, Ah, per via bellissima anche, questa ma cosa. non solo di incompetenza, ma anche di questione di tempo, ragazzi, perché per fare uno script di una banca del genere, è quello che ha inventato questo script qua, che lo sta vendendo a 100 euro, ok? Perché non lo vende a 2 euro, lo vende a 100 Bella, bella, euro, fra, ci ha adesso che messo 6 bella. mesi per farlo, non ci ha messo un giorno. Quindi noi non potevamo metterci 6 mesi solo per fare lo Non script è di che una la banca. banca costa questa. Ovviamente, Quindi. ragazzi, tutti gli script, cioè tutti gli script che sarebbero a pagamento, noi li abbiamo comprati tutti. Perché supportare le risorse liccate è una roba che non ci piace. E questo è la prima cosa che ribadirò anche con le macchine. Macchine che sono state tutte acquistate da un handler professionista italiano che vende macchine. Un gatto. Vende macchine, basta. Dimmi il Non devo numero, dire Ira. altro. Come anche tutte le varie mappe. Come anche Quelle che tutte le non sono varie fatte da mappe. noi sono comprate. Ma ragazzi, è un Jay. gatto. L'avete mai visto il gatto? Raga, Niangua. l'hai detto Piero, dove puoi prelevare, dove puoi ritirare, dove ma puoi ah sì, una depositare? cosa Il particolare. gatto, Aspetta, raga. visto che ci siamo, questa cosa che ha detto Michi è importante. Ragazzi, quando entrerete in città, ci saranno solo due banche nel quale poter andare a versare i soldi. Quindi per Ok, passare i prelevare lo potete soldi. fare in tutte le banche che vedete. Ok, versare No, lo no, è potrete contanti fare quelli solo che hai in nelle banche tasca, quelle no. blu, Però se quelle vuoi con la fare spunta blu. Quindi tutte i le vari verdi passaggi li puoi potete fare anche da andare a lì. prelevare e credo anche a rapinare. Vediamo. No, Sì. il discorso rapinare è indifferente per qualsiasi banca. Ok. Invece la questione depositare puoi andare solo alla Blaine o alla Pacific, che sono queste due banche qua. Ok, questa è questa. Blaine e Pacific hanno due mappe nuove Vabbè. e non sono più come quelle là di prima. E adesso andiamo a vedere la Pacific. Portaci. La Blaine è qua, la Non Pacific dentro è lì. proprio, se riesci fuori, te la vediamo Fuori, da fuori fuori. perché sì. Ragazzi, mi fate un IEL per favore, Guarda. 26, da mangiare e bere. Sono caduto giù. Raga, rispondete a Giovanni. Giovanni, non abbiamo messo il trading perché ancora è buggato purtroppo. Cos'è il trading? Giocare in borsa. Praticamente puoi giocare in borsa, però Ah, purtroppo magari. è una cosa molto buggata Rischi di rovinare, di uccidere l'economia. Se provano il Allora, bug che c'è ragazzi, dentro, è un attimo a a farlo distruggere. era stato, cioè, a farlo era stato fatto. Il problema di base è uno, che chi capisce il FDO italiano, no? meccanismo, perché FDO, comunque deve FDO. avere un meccanismo di Era di base, chi capisce il nuovo meccanismo basata nel giro di una sull'FDO, settimana roba diventa il più ricco e americana, raga. spacca l'economia.
E infatti la maggior parte dei server non lo usano più, è una roba troppo pericolosa. La data di uscita è il 4 di settembre, ragazzi, il giorno dell'accensione. In realtà la VPN è già accesa, però chiaramente ha un numero limitato di persone che devono essere allogistate, che siamo noi gli scripter e chiaramente gli streamer, perché vi portano il contenuto e ve lo fanno vedere. E aspetta un attimo, no, ragazzi, con le armi state fermi, minchia, ho scritto Nicky Jam, ma non mi ha risposto Nicky Jam. Allora, ragazzi, questa è la Pacific nuova. Ok, vai, entra dentro, Joy. No, vabbè, entro dentro io, affanculo. Vieni. Ho la fortuna. Questa è la nuova Pacific. Se ve la ricordate, era totalmente diversa l'entrata della Pacific. Qua c'era un muro, c'erano le poste del bancomat, qua, quindi era totalmente diversa. Adesso è diventata così. Quindi, mica, guardate dentro la Pacific, raga. Molto bella la mappa, è molto, veramente molto molto bella. E la rapina non vi dico quanto cazzo è difficile. No, la rapina non la spalierò. È bella questa cosa perché anche la rapina, ragazzi, sarà il fattore nuova. Della rapina è una rapina che ha creato Teo appositamente per questa mappa. Ed mamma è una roba che non si è mai vista da nessuna parte, è una roba che ha creato lui apposta. È... Esatto. C'è da restare a bocca aperta. Ecco, esatto. Sarà una rapina, ragazzi, full RP. Cioè, qua non sarà più il solito... arrivi, ti metti nello spottino e spari, cioè proprio la rapina sarà full RP. Ma anche se praticamente saranno tutti nuovi gli spottini. È talmente lunga come rapina questa sarà, che veramente innanzitutto per farla c'è bisogno veramente di tot persone. Che figa. Quindi se tu non sei era guarda dello bello mio, ciao Lucone, come stai? Guarda che figata, questa è la Pacific della V4, ragazzi. Non mi sbaglio, era mamma mia, guardate che spettacolo. Sì, comunque la volta. Questa qua veramente devi portarti tutte quelle persone là, perché c'è chi dovrà tenere gli ostaggi e tre o quattro che dovranno venire con te nel cavò, perché tutto quello che è stato fatto è stato fatto veramente in modo particolare da impegnare tutte le persone che c'è a fianco, quello che ti dovrà portare una cosa, quello che dovrà fare un'altra, eccetera eccetera. Tra l'altro vi dà tante possibilità nel fare la rapina molto bello, cioè va studiata. Le vediamo domani sera quando c'è anche Teo, così almeno la facciamo e la vediamo. Buonasera Roberta, buonasera. Bene, perché poi veramente questo qua è uno script che conosce solo chi l'ha inventato, perché noi l'abbiamo visto, ho visto mentre lo creava, ma non ho visto il lavoro finito. Quanto dà rapina qua? Giovanni, quello decideremo, queste cose Giovanni. Qua sono ancora da decidere, anche perché quindi... la Pacific è una rapina che inseriremo un po' più avanti, perché sì, naturalmente beh, certo. È una rapina importante, molto grossa, quindi... Come cioè, vedete, in questa banca qua vi esce fuori la casella deposita, perché solo in questa banca qua tu puoi depositare, negli altri due avevi solo preleve e trasferisci, invece qua c'è anche deposita, ok? Giovanni, quindi, queste cose verranno spiegate più avanti. Per tutti quelli là che entrano, che i posti dove andare a depositare sono solo quelle con in blu, qua puoi depositare. All'interno della città di banche. Spettacolo. E che cazzo volevo dire ancora? Questo è un vantaggio. Portaci alla Blaine. È un vantaggio che le banche sono due, in modo tale che se devi fare la rapina, la parte sotto, bisogna imparare nuovi passaggi. Cioè, bravo, Sandro. Che ma è questo il bello, bravo, di quando bravo, c'è un nuovo wipe, bravo, capito? Per questo, Ira, sì. Ok. Cioè, che tutto sarà nuovo, tutto sarà da rimparare. In giro per la città a cercartela. Entri in una banca, ci sta la gente che sta a fare le operazioni. Come che scrivo per i tryhardier? Perché? Tanto sparerete comunque. È molto bello. Mi segue da Grau 2 dove Alveac. Nonno Natalino. Questa è la Blaine, ragazzi. Sì, Enzo, ci siamo ancora la tutti, Blaine bello mio. È no, anche questa ve la dovreste ricordare. Questo qua a fianco a me è Natalino, questo qua. Anche in questo Alve è quello che sta parlando, che l'hanno già tippato dall'altra parte. E anche qua è cambiato tutto, ragazzi. Cioè, è una banca totalmente diversa, tranne i quadri. I quadri sì, sono certo, sempre uguali. sono tutti sempre uguali i quadri della Blaine. Troppo grande, ma è giusto che sia così, ragazzi. Ma è la banca più bella e più difficile del mondo, una rapina magari che sì, secondo guardate me, anche la Blaine che figa, un cimelio di famiglia che una... questa è strabella raga, questa è la nuova, vedete qua c'è l'ufficio del direttore, perché la vecchia Blaine era molto molto piccola e probabilmente ragazzi questa è un'idea che ho sempre avuto io nella V2 eccetera eccetera, poi per non mi ricordo qual è il motivo non è stata fatta bene. Questa banca qua verrà data in gestione veramente a qualcuno, perché è veramente molto bella, e potremmo pensare di creare una sorta di riciclo di denaro. Poi ragazzi, in base a chi la gestirà e a chi avrà in mano questa situazione qua,
daremo il via anche a delle nuove inventive. Quindi, se qualcuno ha una nuova inventiva da proporre che è possibile ed è attuabile in RP, perché no? Perché no? Quindi, questa potrebbe essere. Il ciclo del denaro ci sarà. Guardate che figata, raga. Già che ne hai parlato, ci sarà meno. E non sarà più ormai. Non ci sarà una persona che vi viene scappare, dici? Pulirà i soldi, ovvero, cioè, non dovete andare voi a cercarvi chi è che vi pulirà i soldi. Ci sarà proprio tutto un RP da fare per la pulizia dei soldi, e sarà una cosa proprio fatta in RP. Non è più che ti porto 3 milioni e tu mi dai 3 milioni indietro e basta, così easy. Ci sarà proprio una roba studiata che poi vi spiegheremo con calma, perché è una cosa un po' lunga, complessa da spiegarvi, ma sarà semplice da attuare, ma sarà molto bello, perché voi dovrete pulire i soldi ogni giorno, potete pulire una quantitativo tramite la banca e vi spiegheremo tutto. Ragazzi, sì, Mattia, potrebbe esserci anche questo. Poi, allora, Giovanni dice, se avete installato anche l'SX la tua banca, della CCTV, mi piacerebbe molto, sì. Con recording, quest'anno ci sarà un grandissimo RP. Non so se l'SX è il freddo. Vedo che domani mattina, ragazzi, quindi vado al mare, quindi mi alzo alle 5 per partire, so, 4 a spiegarmi lo script. Quindi se si fa tardi, faccio che andare direttamente poi andare. Guarda, Giovazzo, sono molto 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 buggate, molto. Le abbiamo provate, le abbiamo viste da altre parti, e quando vengono usate da tanti player diventa un macello che ti fa laggare una cifra. Sì, crea dei parecchi problemi. Appena uscirà una versione che si potrà alleggerire, la metteremo. Comunque non è detto che tutte queste cose si possano mettere in corso d'opera. Dovrei essere a casa. Allora, considerate una questione, ragazzi. Grau V4. Se siamo ancora qua, zio, entra sul Discord almeno. Aggiornamento. Quindi non è una città che creiamo oggi e finita qua, basta. Vabbè, un giorno di ferie me lo fate fare anche a me, ragazzi. L'avvio della versione, durante appunto la stagione, non ho ancora fatto niente. Varie cose che verranno introdotte, aggiornate, fatte bene. Perché comunque non è che noi creiamo il server e basta, è finita lì così. Devo fare ora di guida per andare al mare. Se qualcuno ha un'idea, no, bocciata, perché ormai il server è così. No, noi abbiamo gli scripter che lavorano quotidianamente tutti i giorni. E se qualcuno ha un'idea bellissima e fantastica da voler inserire all'interno del server, noi siamo disponibili ad aggiornare. Un giornino, Sandrone. Senza avere più. Aspetta, chi è Tommaso? Tommaso ha chiesto la nuova versione di Grau è in cubicolo. La versione nuova di Grau è l'ultima versione di Overextended, che è stata rivisitata. L'intera base è stata rivisitata da Teo e l'ha ottimizzata il più possibile. Ci ha messo le cose che servivano a noi. Cubicore non è stato scelto proprio perché era un sistema che aveva troppe cose che a noi non servivano. Ad esempio, scusa? Roba di sistema, aveva delle robe che noi non saremmo andati ad utilizzare, lato codice intendo. Ma che cos'è sto Cubicore? È un altro framework. Ma cosa cambia da questo a quell'altro? Cioè, spiega un attimino per far capire. Cambia il codice, cambia la base. Semplicemente questo SX funziona con dei suoi eventi, delle sue native, delle sue cose, mentre Cubicore ne utilizza altri ancora. Ok. Ma la scrittura è sempre in Lua, giusto? Non c'entra sì, la scrittura è sempre in Lua. Ok. Quindi però è la migliore, mi dice Tommaso. No. Molto aggiornato e la migliore. Ma non migliore so, dipende dai in base, punti di vista. Infatti, ma non poi dipende credo. In base anche a che cosa devi inserire tu all'interno della città, giusto? Sì, ovviamente dipende dal punto di vista. In base a quello che devi fare, una è meglio dell'altra nella maggior parte dei casi. Mamma mia, Giovanni, ma quante ne sai, io? Chi è Giovanni? Giovanni sta facendo tutte queste domande. Avete inserito MLO, avete inserito... le mappe, le MLO sono le mappe. Le mappe che voi vedrete in questa città al 99% sono mappe che non sono mai state viste in 5M Italia. In 5M Italia parlo, ok? Quindi al 99% sono tutte mappe nuovissime e spettacolari. Tipo la centrale di polizia che abbiamo noi non ce l'ha nessuno in Italia. Nessuno ancora l'ha mai messa dentro. E... ora stiamo lottando, vi avevo detto che vi presentavo un ospedale, ora stiamo lottando con una mappa di un ospedale che è veramente unica, che è uscita da 2 settimane,
È una mappa veramente unica. Ecco l'ospedale. E stiamo, tra virgolette, discutendo col mapper per decidere se inserirlo o meno. Perché è una mappa molto pesante. È un ospedale molto, molto bello. Molto, molto, molto bello. E stiamo decidendo se metterlo o meno. Perché purtroppo, ragazzi, mettere mappe troppo pesanti in un server che si aspetta almeno 200-300 persone è molto pericoloso. Perché un server da 60 persone si può permettere di mettere all'interno quel cazzo che vuole, perché tanto 60 persone non laggherà, ma neanche se mette dentro le famiglie di quelli che hanno costruito la mappa. E il problema è che in un server che ha 300 ciao Chiaretta, persone, ciao Chiara, come stai? Mettere dentro mappe troppo pesanti, bene, rischi di far male alla gente, rischi di far cascare le persone. Cioè, rischi amici di far sì, no, Steve, tranquillo. Allora, per quanto riguarda il fatto dello spaccio che ho letto poco fa, oggi parliamo potrai delle sempre spacciare non pensanti, però non è mai stata limitata a spacciare tra player, si poteva comunque fare già da prima e potrete continuare a farla adesso. Mentre per il furto d'auto non abbiamo inserito quella meccanica lì dei fili per non farlo troppo, troppo complicato, cioè deve essere una roba che tu arrivi, ti prendi l'auto e te ne vai. Se invece intendi quello a missione è un attimino un discorso diverso che poi vedremo in un altro spoiler. E bene, dai, allora queste erano le banche. E se può mettere il lavoro, come dire, il lavoro. No, i sceriffi non ci sono. Abbiamo optato per una polizia unica attualmente. Poi si vedrà comunque in corso d'opera se c'è la necessità, la possibilità, si può sempre fare, come abbiamo detto prima. Ci sarà, ragazzi, il benzinaio. Sempre una cosa prima, che no? Non abbiamo presentato è, ragazzi, benzina, non so sì, se ci avete fatto caso, non, non è la mia mod grafica, il personaggio è veramente bello e non quello che vedete dentro il gioco, ma quello che sta streamando. Mi vedete a me? Sono veramente molto bello. No, scherzo, sto parlando di lui, che cazzo. Allora, Jay, spiega il perché questo personaggio è molto più bello rispetto all'altro e perché si vede così bene, soprattutto. Guardate il personaggio, allora, definite così spiego, meravigliosamente fantastico. Vi spiego, questo qui non è merito nostro, ma dei ragazzi che hanno fatto le OP, perché sono andati a prendere i file delle facce dei due personaggi principali, che di base sono sempre due, quelli che poi voi andate a modificare, il maschile e il femminile, e hanno reso le texture di quei personaggi in HD. Di modo che non si vedesse più la faccia spigolata, la faccia con pochi dettagli e via dicendo. Adesso qualsiasi questo dettaglio. E Muscio, se non erro, si chiama Muscio Clothing, il ragazzo. Ma chi è? Ma è italiano? Sì, sì. Sì, sì, è un ragazzo italiano. È anche il creatore dei nuovi vestiti, perché c'è tutto un nuovo pack vestiti. Ah, beh, visto infatti, che guardate siamo, come si vede bene, quasi vi faccio vedere i vestiti. Vestiti ne avete veramente a quantità industriale. Vestiti sono veramente tanti. Allora, una cosa che consiglio a tutti quelli che entrano, ragazzi. Allora, dato che il pack vicino dei vestiti è un pack molto pesante, almeno io ho riscontrato questo piccolo problema. E il primo giorno che entrerete in città, tante cose vi sembreranno più difficili. Guardate Natalino come bello. Questo perché il vostro computer deve caricare le cache e deve scaricare tutte quante le cache, di modo che abbia sempre salvato tutto quello che state facendo. Quando andrete la prima volta a spawnare i vestiti e a cambiarvi, capiterà che voi schiacciate la freccia in avanti. Fatto bene, il vestito ci mette un po' a caricare, perché lo sta scaricando essendo un replace di un vestito di GTA. Questa cosa qua potrebbe farvi un po' vi potrebbe rallentare, quindi purtroppo dovrete caricarvi ad uno tutti i vestiti che ovviamente, passano all'interno dell'inventario. Ovviamente, ovviamente, quando fanno il cambio di pulire tutte le cache prima di venire in questa città nuova. Quando entreranno? Vabbè, ma quello lo devi detto, fare perché... Vabbè, andiamo qua vicino, c'è un negozio di vestiti. Al 3024. Quello è più un problema di connessione che di PC. No, 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 in realtà è proprio... Non è di PC, lo so. Non, è bravo, in effetti è la connessione che se ce l'hai scarsa, chiaramente ci metti di più rispetto a chi ha una gigabit, che ci mette un attimino. Però essendo un replace è proprio molto lento, veramente. Sono abbastanza lenti da caricare. Però... c'è già vedete, questo c'era anche questo prima vedete, anche questo adesso. Jeans che vedete non esisteva nella V3 ed è appunto un vestito replace, guardate che è tagliatissimo e spettacolare, sono veramente molto, molto belli, no? È il vestito da Maranza, ragazzi, c'è il vestito che io veramente ho detto che faccio il poliziotto, ma l'altro giorno sono entrato dentro. Fai vedere i vestiti, dai, andiamo a vedere i vestiti, dai, vado io.
aspetta, devo mettermi un vedere i vestiti. Ciao bello, salutami gli Alve. Guarda qua, c'è qua il... qua, 3024. C'è il negozio di vestiti. E lui è su Twitch, allora, ragazzi, se volete, allora, comunque. Mi metto un po' più avanti. Ok, così. No, però vabbè, spostati, Sì, mi esco. Allora, negozio di vestiti. Guarda questo che digita sul telefono. Allora, ricordatevi sempre che se volete cambiare solo la giacca, la maglietta da mettere è la numero 15, di modo che non vi rompe mai le palle, ok? Adesso vi faccio vedere tutte le giacche, dalla 0 alla 1000 milioni di miliardi che ci sono. Allora, corro un po' veloce, ragazzi. Alcune sono le classiche, ok? Quindi non tutte sono replace. Io chiaramente adesso non riconoscerò mai le replace. Allora, questa camicia qua non esisteva prima, ok? Quindi già questa camicia qua è nuova. Poi, questo giubbotto qua non esisteva prima. Questo della Nike che cambia il colore del... No, scusa cazzo, porca puttana. Bene. Esci dentro. Ai. Allora, maglietta numero 15 sempre, ok, motivo per il distintivo in questo caso. Poi dalla 0 ricominciamo. Non mi date più pugni perché vi caccio. Allora, questa maglietta qua non c'era. Ok, che cambia le varie versioni. Ok, ci sono veramente tantissime cose, ragazzi. Le maschere. Sono veramente veramente tante. Questa maglietta qua è da Gangsters. Questa camicia qua Wayanas così non c'era. Oddio, queste non le ho caricate neanche io, cazzo. Guarda, vedete, guardate, vi faccio vedere. Guardate che sto cambiando. Oh, perché me le ha già scaricate? No, sono crashato, ragazzi, incredibile. No, non sono crashato, non è vero. Vabbè, ogni tanto, ragazzi, vedete, adesso ho cambiato ed è cambiata adesso. Questo perché ogni maglietta la dovete caricare, purtroppo, ed è quello che vi diceva lui prima, che è questione di connessione. Oh, guarda che mi hanno... No, non ci credo. Candy, come si mutano gli alert? Gli alert? Candy! Devi andare sulla sezione di OBS dove hai gli alert, però non c'ho la condivisione. Ma queste sono... Se riesci a farmi vedere, ti dico io. No, ho rimosso tutti gli alert. Oppure no, se non ho abbassato il GoXLR sistema. Alve, abbassa sistema al GoXLR. Ci dovresti avere una spunta in alto, si chiama sistema. Ma abbasso il mio, non abbasso quello degli altri. A me non me le cambia queste magliette. No, lo abbassi da tutti. Dipende come è settato, lo dovresti abbassare da tutti. No, un po'. No, mi sembra di no. No? No. Lo abbasso solo da me. Ragazzi, mi dite per favore se sentite l'alert quando parte. Sì, lo sentono, mi sa. Adesso è partito un alert, lo sentite? Noi no. No, uguale alert. No, uguale alert, sì, lo sento. Si sente. Allora, vediamo se c'è la... L'occhiolino devi spuntare su... No, l'ho proprio tolti. Figo sto pantalone. Mi stanno buttando i... Comunque ci sono un sacco di vestiti nuovi e di varianti pure. Beh, c'è anche la mezza idea di chi sia. Ragazzi, ancora, ma incredibile, perché non si stacca più? Le scarpe tirano le condizioni per l'America. Ti ha già risposto, cioè... Come ti ho detto prima, c'era già il ma come mai sento adesso ancora gli alert che li ho cancellati? Non vediamo OBS, non so come aiutarti. No, che figo. Se mi fai la condivisione, guardiamo OBS assieme un attimo. Falla su Discord, magari. Guardate che figo che mi sono fatto, raga. È bello, eh? Ok, forse li ho tolti. Forse ho cancellato gli altri proprio. Ok. Vabbè, comunque, non vi faccio cambiare i colori, ragazzi. Comunque, questa era la maglietta mia preferita. Ce la ricordate? La prima volta che andai su Impero avevo questa maglietta qua. Ma volete vedere? Vuoi che ti faccia mettere il link? Ero molto felice. Vediamo a Steve. Ero molto felice.
Tra l'altro, ragazzi, adesso avrete molte più combinazioni a livello di vestiti, capelli, barbe, vi potrete sfogare come volete. No, ce ne sono veramente tanti, ragazzi. Steve, mi vuoi fare un favore? Non mi posso cambiare i colori di tutte, ragazzi, perché ogni giacca avrà 4, 5, 6 colori diversi Puoi e mettere il link, forme diverse. del canale di Alve nella mia chat, per favore, che c'è alcuni ragazzi che non lo trovano. Io contate che abbiamo questo pin nel server test, penso da un mese e mezzo, due, ancora non l'ho visto tutto. Adesso te lo Cioè, faccio c'è troppa mettere, Benji, roba. te lo faccio No, ma è bellissimo, mettere raga, vi le mette combinazioni direttamente sono. Guardate il sta felpa qua, quanto è link bella, di raga. Twitch, così potete vedere. Veramente, veramente Mi manca la pieno, moto, pieno sì. di sciarpe, cappelli nuovi, giacche Bello nuove, però, altre barbone magliette pelato. da basket, eccetera. Cioè, è pieno, raga, è pieno, pieno, pieno. Guardate sta felpa qua, quanto è Anche l'OP ignorante. femminile, che molti server è sottovalutato, qui anche quello è strapieno di roba da indossare. Ah, ok, No, grazie mille alcune Angelo, veramente grazie sono Steve, quelle grazie di belle cuore, di GTA, ragazzi, quindi alcune non vi scioccate se vedete che raga. sono simili a quelle Ci vecchie, sono, esatto, perché è è basta normale, che raga. clicchi lì, Basici, ben, e più ci sono i vestiti add-on, che sono vestiti aggiunti, tutti belli. e poi ci sono i Asì. replace, che sono vestiti che Metti sono stati pure, clicca sul link e vai direttamente su Twitch. rigirati Scaricati la prima da... l'applicazione e vedi che lo vedi. Esatto. Quindi, raga, guardate quanto è bello sto giubbotto. Che figo quello, Fa cagare, è vero. Alve. Questa è la giacca del medico. Comunque ce ne stanno una miriade, una miriade. E per ogni giacca sto a vedere che ci stanno un sacco di varianti di Ma va, colori, ragazzi. fa ogni colori ne felpa, c'è una tantissimi. felpa che ha tipo 27 nuovi. 35, bravo, ho visto Sì, una, ce n'aveva 40 35. vestiti di sotto già, cioè è È una per roba. quello che vi stava dicendo che vanno caricati, cioè sono tanti, tanti vestiti, No, ma penso. guarda Ed che si è appeso il cappellino attaccato al pantalone. Dov'è? Comunque, Ah, che ragazzoli, io andrei, eh. figo. Ah, Eze, eccolo qui. Sì, adesso anche noi. Comunque, ragazzi, i vestiti sono veramente, veramente, veramente tanti. È veramente difficile farveli vedere tutti perché non li ho visti neanche io. E finalmente, guardate questa giacca elegante. Finalmente c'è stato qualcuno che ha deciso di mettere dentro qualche giacca elegante. E hanno capito che anche l'eleganza deve esserci in questo gioco. Ci sono 4-5 abbinamenti di abito elegante che sono fantastici. Com'è? Guardate che bello sto cappotto da poliziotto. Meraviglioso, Quello è pure bello. eh. E quest'anno, ragazzi, il meteo sarà abbastanza vario e legato anche alle stagioni. Ok, quindi in autunno cercheremo di avere una stagione un po' più piovosa. Cercheremo anche di Finalmente stare questo, attenti eh. molto al tempo, alla situazione atmosferica presente nel server. Quindi sarà bellissimo che Mitch vi cambierà il tempo a vostro piacimento. Ah, Mitch. mi sono Mi lì. faccio il prologo personale. Guarda che Farà figata sul il braccio. Giuliacci di Grau. bellissimo lo sleeve. Hai visto? Lo vedo lui. No, la cosa buona è che non piove più come prima, quindi Esatto, tutti lo giornate volevano spolentate. sapere, non piove più come prima. Sì, no, no, Anche ecco, questo non se piove così. sono Aston, gli ciao hobby bro, player, ciao Aston, è bello. io vi saluto, ragazzi. Ciao ciao. E adesso tanto andiamo Ciao anche a bagno caro, anche noi. ciao ciao. Allora, avete inserito item come binocoli, attrezzatura da sub, visori, ma bro, i visori non è una cosa brutta. Non è una cosa brutta il visore. Visore notturno ci L'attrezzatura da vorrebbe sub, effettivamente, eh. sì, l'attrezzatura da sub c'è. E i binocoli sono standard di GTA, bro, sì, ci sono. I visori non so se esistono, non so se l'abbiamo mai, ma non credo. Mi sposto Il davanti. casco, forse il casco, se ti metti il casco quello col visore lo puoi usare. Sì, se non mi sbaglio, non lo so, non te lo so dire. The Ghost, riscrivilo di nuovo, te l'abbiamo già detto che c'è. Perché non Perché non vediamo aggiungete da quanto parte faremo. della polizia di verificare la targa dell'auto per vedere che non è Grande, tua e Geluzza, rubata? no. Che è Ghost questo? Non vedo l'ora. Te l'ha già Guarda detto che prima. piove. Che è questo qua? Ciao Asso, ciao bro. Io direi di Ma? inserire il contatore della corrente nelle banche e nei Guardate fuori. negozietti per fare le rapine. Si stacca la Guardate le corrente. pozzanghere, raga. E in Beh. teoria potrebbe essere anche così, Dome. Quindi quello te lo mostra domani il nostro splitter. Minchia, che temporalone. Chissà chi è stato. Che temporalone. È stagione. È stagione. Temporale estivo. Ora l'asfalto Ci crepato qua. sta, ci sta. Ma
Vabbè, comunque, ragazzi, i vestiti non ce la faccio a far vedere tutti. Dai, no, se ragazzi, sono veramente 600, impossibile, è impossibile. Li facciamo vedere domani. Domenico, ci può stare anche quello. Fatto io, voi un attimo. Guardate che bello, guardate che bel personaggio. Mi sento via. Mamma mia, il vento, cazzo. Oh, è incredibile come voi, nonostante, cioè, Steve, nonostante ci sono le texture in HD, ti sei riuscito a fare brutto comunque. Senti, ma io non l'ho fatto. Hai capito? Io non ho creato il personaggio, l'ho fatto a caso così tanto per entrare. Non è che mi sono. Va bene, dai. Allora, ragazzi, ci vediamo domani sera. L'ospedale lo vedremo domani e lo stanno ancora decidendo. Hanno tolto. Ci arrivederci a tutti. Ah, ok. Allora, ma oggi va nel server americano. Candy, dimmi. Vuoi andare nel server americano? Andiamo, dai. Ammer, vieni con noi nel server, venite nel server americano. Vai, vai. Ah sì, andiamo, dai, dai, ci sta. Io ci sto. Luci. Ci vedete veramente? Sì, io sì, ci dai. Sto. Andiamo. A mezz'oretta io vengo. Non spiego un cazzo in inglese, però andiamo. Mezz'oretta io capisco un cazzo. Andiamo. Vieni in CAF, c'è Big Young, c'è Big. Siamo già in CAF, Big, vieni tu. Vieni Big, dai, che andiamo nel server americano, vieni. Dov'è Big? Dov'è il Big? Giù mi sa, eccolo qui. Sì, dovete dirci qual è, se serve. È Lucid City. Eccolo, mandaci, mandaci il nick. Mando il Discord. Big. Oh raga, ma ci vuole la UL su sto server? Ciao, no, Big. No, entrate in Lucid. Quello americano, no, fra, basta raga, che ti prendi la... Ti mando il link, vai, vi mando il link, raga. Entriamo, raga, entriamo. Sì, è su 5M, solo che è inglese, è sì, americano. Oh, fra, io non so parlare inglese, fra. E che anche se ne frega anche noi, devo lavorare. Neanche noi. E non si parla inglese, si parla americano. Allora dovete, dovete, ragazzi, dovete confermare. C'è il bot che vi conferma. Manda, okay, fate come Steve, che sbagliate. Ma io sono un bot, raga. Cioè, cosa com'è che si chiama, Candy? Ti ho mandato il Discord. Ti ho mandato il Discord. Com'è che si accetta tutto, scusate. Sì, ma ce ne due. Ecco fatto. Lucid. Con 345 ragazzi, persone vi ho mandato... sì, esatto. E ragazzi, muovetevi ad entrare perché ce ne sono 345, dobbiamo essere al massimo 400. 345. È vero, andiamo. Aspetta, raga. Sto correndo! Ma che cosa devo fare? Aspetta. Quindi dovete confermare. Entra nel Discord di Lucid City ed RP. Fatto, ci sono adesso. Ok, adesso segui quello che ti chiede di fare. Penso che ci sia il bot che ti chiede di fare la verifica. L'autenticazione, la verifica. Ok, va. Preparing some verifications, poi. Verifications, ragazzi, non perché io non so l'inglese, cazzo, raga, porco culo. Non lo so, ma gli arriva la notifica da un bot in una chat privata e dovete mettere il verifica testo che vedete in quella immagine e verificate. E non no, carica, no, ragazzi, sono in fila 61 su 61, ragazzi. Oh no. Ah, ma mi sa che c'è il riavvio. Non c'era il riavvio, tipo, quando c'è il riavvio? No, no, è la, questa è la coda. Ma sul Discord cosa bisogna fare, raga? E allora devi schiacciare su verify, come che? Verify. Vabbè, ma hai capito, dai. No. Americano. Non fa entrare. Perché c'è, tra l'altro c'è la gente col saltacoda, raga. No, non entri più stasera. Hanno limitato gli slot. Una volta erano a... Aspetta, c'è San Andreas. C'è San Andreas. Vedete se trovate San Andreas. Cosa, come è scritto? San Andreas Country Roleplay. San Andreas Country Roleplay. Country Roleplay. Io ho fatto... Non è Halloween, è anche questo, no, Halloween. Ma quello 245? Sì. Ma il come il pisello lì non te lo chiede, scusa, il... No, sempre entra sempre nel Discord, solita storia, però non serve, a me non me l'ha chiesto. Vediamo. Io non sto entrato nel Discord. Quante persone? 252. Leferin Connection. Sì. Come si chiama? Andrea si chiama. Ma devi entrare nel Discord però. Esatto, sì, mandate il link. Manda. Discord. Oh, ma il Discord, che cazzo belli. Mettetelo in questa chat. Ma perché non mi fa fare il connect? Perché devi mettere il Discord. Il Discord, cazzo, una variata. Ah no, forse l'ho uscito ieri. Poi basta, finito, non il bot, non il messaggio. Vado dentro in questo cazzo di... Ah, ti ferma su Discord. Mandate il Discord.
Welcome. Dice che sono benvenuto. Nette. Voglio mandatemi Discord, mannaccia la pucchia. Mannate Discord. Ma scusa, ma come mai non mi fa connettere a San Andreas, però? Perché non è tipo la VL che devi confermare sul Discord. No, ma non mi dà proprio, quando schiaccio connect non mi fa connettere. Ma anche a me mi dà tipo un errore strano oggi. Tu mi malava, ma veste e scende. Manda il Discord per cortesia, che non lo trovo. Ragazzi, pensi che fate su FiveM? Vabbè, me lo mando io. Non lo trovo, ma te, giuro. Neanch'io. Ok, request server variabile. Mandate anche a me. Welcome to thank you. San Andreas Country si chiama, San Andreas Country. Come cliccate dentro il server, in alto sulla destra ci sono tante scritte. Ok, c'è scritto il server Discord, lo cliccate e ci entrate dentro. Mi sto entrando su San Andreas, ragazzi. A me mi ha fermato. Non devo verificare però né nulla, giusto? Devi completare il passaggio. Ho letto, accetto. Raga, a me non mi fa entrare, dice che boh. Ok, bot, sì, welcome Steve. Aspetta, io sto scaricando tutto quanto per entrare su San Andreas, vediamo. No, se non mi fa proprio entrare a me, mi dà. Aspetta, la prima volta quando scarichi può essere che ti dice connect e poi non va, torna indietro. No, mi dice tipo che mi manca la connessione da FiveM a San Andreas. Non è che perché non hai l'account Steam logato, l'account FiveM logato. Forza, ero logato. L'account io sono entrato. No, non ho capito un cazzo, Angelo, sto provando a cazzo. Ah, può essere. Io sono entrato, raga. In San Andreas? Sì. Dentro proprio sto scaricando tutto e allora non sei entrata ancora. Raga, vi è arrivato il bot che vi dice sì. Rifate con Nioh. Ah, qual è Steve? Quello da 250, giusto? Ma fatta innamorare, sì, io non so se ci vuole il salti chat qua, non penso che sia sempre audio di gioco. Ah, con l'audio di gioco funziona. Sì, qua, sì, in quelli americani in tantissimi succedono, si accendono le audio di gioco. Raga, non andiamo su altri server italiani. Vai, stai entrando. Boh, no, proviamo, ragazzi. Io allora preciso, perché no, ormai ho cancellato il messaggio. Non dovevi cancellarlo. Vabbè, io l'ho allora cancellato. Io vai su Legion. Scritto no, mi dissocio. Tu hai cancellato Impero, non hai cancellato Legion. Cancello tutto. Di moderatore sei. Oh, cancello tutto ora. Raga. Per quanto riguarda Impero, ho massima stima per quel server là, ragazzi. Amo quel server là, è molto bello. Però chiaramente non voglio andare in quel server là se non a farmi qualche giretta ad andare a salutare persone, soprattutto durante l'apertura e durante la pausa del mio server. Non è molto bella questa cosa. Quindi è vero che ho un canale, però non voglio andarmi a rovinare quello che è il lavoro del mio server. Ok, però è un server bellissimo, quindi. Ok, sto scaricando. Peccato per qualcuno che c'è sopra, che ci gioca sopra. Vabbè, una bella domanda quella del sotto Alven. La puoi spiegare te? Non lo so. Infatti stasera è stata l'ultima roleplay su Impero, raga. Che cazzo devo quanto fare? Cazzo ci mette, ragazzi, a caricare su server? Allora, i server americani, ragazzi, questo ve lo garantisco, sono pesantissimissimissimi. Gli americani limitano le persone che possono entrare e creano server che sono devastanti. Devo schiacciare su hide deathlist, raga. Secondo voi? Ah, cazzo, ma ci dobbiamo fare i personaggi. Beh, lo faccio a caso. Ma? Ma che player è? Che cazzo è sta roba? Alve, delle volte sono tipo più come Sant'Andrea GTA proprio. Non è proprio magari RP. Raga, io sto ancora a 78 download su 2. Ma c'ha un player orribile. Sì. Io l'ho già visto. Qua, ragazzi, sto provando a entrare, ma non so. Sì. Ah, ma allora non è roleplay, ragazzi. Siamo entrati in un server. È roleplay, però ti dà il PG da Sant'Andreas. Ti dà tipo il CJ di base? Sì, si dà il PG. Quello bruttissimo. Ma non ti puoi andare a cambiare? Sì, penso di sì. Ma io mi sono bloccato, ragazzi. Ma c'è il V-menu, ragazzi. No, dai, niente, non si può giocare qui. Ma non è un server RP questo, ragazzi, c'è il V-menu. C'è scritto roleplay, Alba. Server 1, Discord, PG. HRP. Sto entrando.
Sì, ma mi dopo 18 non è molto... minuti che ti danno ho blasfemo verso l'RP sto con sta roba ora. Non facciamo noi l'RP quindi. Ma scusa, cosa vuol dire? Ma no, ma io ho visto già Save Zone Violence Limited Speed, cioè qua secondo me ti ammazzano come un cane quando vai in giro. Ma cos'è sta roba? Io non so cosa devo fare, sono qua con la sciarpettina, la maglia del Milan piantato qua in mezzo con le braccia aperte, come faccio a muovermi? Vi scarica, vabbè raga, io non riesco a entrare. Press Perché questo è diverso? Ho capito, ma come cazzo si fa mo? Ho capito, basta, non mi interessa più, voglio andare avanti. Ok. Quindi raga, non è un server RP questo? No, dubbio. Ma che bella la mappa. Raga. Ma la mappa è bellissima. Ma cosa devo fare? Ma mi sa che è un server RP. È RP, ma magari Join. Non c'è il salticiat? Talandesi qui dicono rabbia. Ma io, a parte che io sono l'unico nero in mezzo a voi, gli occhiali. Ma no, come avete fatto a spawnarvi? Esatto. Anch'io sono piantato qua a braccia aperte per aria. Alledo tu connection. Ok, no, sto entrando. A me non mi ha fatto entrare, mi ha detto connessione fallita. Anche a me. Oh, che cazzo è sta roba? Ma? Ti fa entrare come lui fa. Ma come cazzo? Oh, non ci sono? Online sì, players. Sì, anche a me. Ho tirato fuori la radio, non neanche... Ma dai, usciamo da sto server, dai. Sì, non è possibile. Ma cos'è sta roba? Ma non è un server RP, ragazzi. Ho cancellato anche la cache per come mi serve. Hanno fatto già roleplay, gioco di ruolo. Non vuol dire che... Non è detto che il gioco di ruolo sia quello che giochiamo noi. Allora, vediamo un altro americhese. Lista americani. No, ma Lucid. Peccato per Lucid. Sì, cazzo, Lucid. Non lo so, sono uscito. Ma sono Lucid, c'è troppa roba. No, è un server americano. 80 persone in coda e noi non abbiamo neanche il pasta. Il posso pasta pagare, cazzo. Ragazzi, per quello. 348 adesso. Eh. Allora, vediamo se. Allo Santo State, roleplay? Bisogna trovarne uno che abbia almeno 200-300 persone. Ma in America è facile trovarli con tante persone, in realtà. Nuova whitelist, tra l'altro. Lucid, allora Black Blood. Black Soul Blood. Il socio. Ok. Il socio pure io. Ah no, ma non io c'entra niente, socio. Non c'entra niente la prova. Mamma mia, Fusion questo qui. Fatto involontariamente, questo qui brasiliano. Andiamo in quello brasiliano, dai, uguale. Fusion Group. Brasil. Ma devi vedere se non vuole. Stai. Ma ragazzi, il brasiliano chi cazzo lo parla? No, cioè, perché l'inglese è uguale. Spagnolo, tipo. Ma questo qui è tipo francese. Ma spagnolo e il portoghese, ma siete rincoglioniti. Ma francese, 400 ma io sto italiano, che cazzo cambia? Che come che cazzo cambia? Revolution RP. Portoghese. Questo qua, ragazzi. Questo qua francese, questo francese. Parliamo in napoletano, ci capiscono. Revolution RP. Ma è francese. Revolution RP. Revolution è francese. Ma c'è questo qua francese, LSC City 380 player free access RP. LSC? LSC LS City. LSC grande IT piccolo. Ma è francese, ragazzi. Francese. Lo so. Andiamo. Vabbè, ci accettano come siamo, scusami. Gli parliamo in napoletano, ci capisco. Andiamo là, facciamo 2006. Ma devi no, ma ragazzi, ma non puoi andare in un server francese, ma siete impazziti. Perché? Dai, andiamo. No, ma in un server francese. Andiamo a chiedere se le baguette sono calde, dai. Carolina State. Il dissocio. Ma solo baguette, cosa fa? Se sono calde le baguette. Sì, certo, glielo stai dicendo proprio perché ami le baguette. Io le mangio sempre le baguette. Raga, però secondo me è positivo andare su uno spagnolo dove si affiscia. Andiamo in Spagna, dai. Tra tutti quello spagnolo è meglio. Dai, andiamo con lo spagnolo. Dite il nome di uno spagnolo. Basta mettere l'S finale, ricordatelo. Spagnolos. Quindi... Anche in siciliano ti capisco. In spagnese. Devi andare su quelli spagnesi. Spagnesi. Ditemi il nome. Ma come cazzo si seleziona un cazzo di server solo? Spagnesi, c'è uno americano, raga, Carolina State. Ah, a proposito, ragazzi, australiani, andiamo a vedere negli australiani. Oh,
Perché è un vai su California Roleplay. California Roleplay, V3. Ma come fai a conoscerlo? Sono andato una volta. California State Roleplay, ce ne sono tre. California Roleplay 1. Quello dove ci sono un sacco di gente, ragazzi, 230 persone? California Roleplay 1 è quello lì. Sì, 240. 236 persone. Free gang. 235, sì. Free crash. No, ma vabbè. Ma bisogna entrare sul Discord qua, raga. E tu devi entrare sul Discord. Sì. Io sto andando senza il Discord. GG. Slash. No, i social. Ali RP. Ma secondo me qua 240 persone, secondo me anche qua c'è coda, ragazzi. Guardiamo. Perché gli americani hanno bloccato tutti i server a 250 persone, raga. Grazie al cazzo. Eravamo in 700 l'altra volta, porco Please, dici, vedevo. Mandate il Disney. Allora, prima ragazzi, ho parlato con uno che è un server, hanno un server tedesco e fanno tipo 800 player. Mi mandate il Discord? È una cosa allucinante. Lui fa le macchine. Vuol dire lui fa le macchine? Fa la macchina. Infatti, mi sono fatto passare un po' di cose che ora ci mettiamo e guardiamo. È un tedesco di quelle sei proprio. Tedeschi, proprio tedeschi. Tedeschi proprio. E vai, sai come si chiama il server? Sai come si chiama il server RP? No. Corleone portoghese è meglio, ma non so, raga, voglio andare in quello americano. Corleone esiste sempre il tedesco, raga, bellissimo. Raga, però qua ci sono 18 in coda e sì. 239 persone. È vero, raga, non ci non possiamo entrare lì. Troppa gente ci sta. A me esce una cosa strana, tipo Discord forum. Ma lì c'è scritto i player poi lì. E che c'è scritto quella sopra che sei in coda a 18 player a 82.000. Ah, perché potresti comprarti il cazzo di coso. Carolina State Roleplay. Andiamo in uno in portoghese, raga. Uno portoghese. Ma no, spagnolo perché almeno basta, tu riesci a parlare un po' di spagnolo. Sicuro? Dai. Io cerco vedo se c'è molto meno lo spagnolo. Ma qual è? Quale andiamo? Vai, allora, aspetta, vediamo un po'. Ho messo la lista. No, Aloiz, questo qua. Però 152, 221 persone. No whitelist. Quale? Tiro, quale? Tira os RP, raga. Siamo entrati in più server stasera. C'ho il Discord intasato già. Tira os RP. No, oppure c'è un altro che c'ha 290 persone. Entriamo in tira ossa, dai. Vai, tira os RP, via. 2000, tira os RP. Quindi entriamo sicuro, dai. Whitelist, via, connetti. Come si chiama? Tira ossa? Tira os. Tira os. Tira os, tutto attaccato. Ok, tira os, ecco, no Whitelist. Ok. Perché sto già entrando senza essere entrato nel Discord? Ormai sto entrando senza essere entrato nel Discord. Ragazzi, non il Discord che non c'è niente. Qui mi dicono sono su Grand. Grand, non so che è grande RP, pisellone. No, una roba tedesca, no. Penso che sia. Non scaricatelo nemmeno. A me il Discord non me l'ha mandato, cioè non ce l'ho. Andiamo. Come si chiama? Tira il canale di BP Gaming su YouTube che mi ha mostrato fatto benissimo. Ma Giovanni, abbiamo già comprato tutte le auto, abbiamo già tutte le auto comprate oggi, tra l'altro. Lo spagnolo lo sai? Se sei lo spagnolo, dimmi, siamo a posto. Io sto entrando su quello lì. Vieni, Angelo, vieni. Non serve il Discord. Oddio, anche perché. Hola, chico, entrato, non serve manco il Discord. Per io entrare. Non ce l'ho il Discord. Hola, chico. Como vas? Como vas? Como vas? Come stai? Cioè, io avevo proposto il server e non riesco a collegarmi. Oh, vai. Ci sono le stelline che girano. Non serve il Discord, eh? Non lo so, io non ce l'ho. Nonno sta entrando. Come sta? Il nonno natalinos. Oh, come c'è lo parte la canzone che fa mamma lavos, ma vesto e scengos, ma da pago foro vigos vurubas. Dimmi che è brasiliano, potremmo andare in uno brasiliano. Ma perché c'è in tutti quanti c'è sto cazzo di player? Ma vabbè, guarda se funziona. Cosa c'è il V menu pure qua? Io
Io. Che figata questo logo bellissimo. Ma una posso provi costo Romas 89%. Tutto via. E sta entrando. Questo sembra Miccio. È vero, Miccio, chiamate Miccio. Chiamate Mitch che ci aiuta con lo spagnolo, cazzo. Mitch, dove ma lo so parlare io. Vabbè, Mitch vi aiuta alla grande, ragazzi. Beh. Vai, vai, chiamate Mitch che l'altro giorno ho incontrato una spagnola su... minchia. No, vedi che... Mitch parla catalano, non parla... Il nome? Cosa avete messo noi, il nome? Io mi ricordo... Io Nettunos sono. Nettunos sono. Nettunos sono. Allora io lo chiamo Natalinos. Io sono Nettunos. Io Vincenzos Gasolios. Vincenzos. Io sono Gasolina, Gasolina. Vincenzo Gasolina. Il personaggio uguale alla nostra, meno male a Dio. Edes, che cazzo è mo? Gli orecchini, gli occhiali, vaffanculo, mi sto mettendo tutto tranne quello. Oh, il pelo c'è. Oh, cos'è sta roba? Io no, è sta una zona sicura. Camisa. Okay. Allora, andiamo la Manidos. La passaporto. Tipo, cosa devo mettere? No, ti stai zitto! quanto cazzo parli? Raga, io sono pronto. Olà. Un attimo. Allora. Oh, i miei pantaloni. No, oh, questa è la maschera. Queste le braccia. Vediamo un pochettino. Allora, chat vocale. Bisogna attivarla, vediamo, sì. Io fa che faccione. Ma dove cazzo è la maglietta? Io. Mista. Io faccio col faccione. Di cara. Ma... senti dei capelli quali sono? Allora Pianos, ma dove cazzo sono le giacche? Naris Los capelos. Manos 1, 2, 3. Questo, questo sono le catene, camisa. Hola, chica. Calcomanie. Hola, amico, como estas? Como estas? Come stas? Mi puoi dire come si mette il capello? Amico, mentiente? Il capello? Amico, mentiente? Mentiente, amico? Pelo si dice i capelli. Il mio dinero, venga. Il mio dinero? Il pelo non me lo mette, il pelo. Il pelo sono i capelli, raga. Venga, messa non rovina, raga. Hola, chico, hola, chico. Apparenza. Aiuto. Dove sei? Dai, ma non c'è la maglia dell'NBA. Te chiedo scusa. Te chiedo solo darti un beso. Così facevo. Ragazzi, l'avete fatto, personaggio? Più o meno. Dai, io ci sono. Anch'io ci sono, ma va bene così. Amigos, ma... no, amigos! Amigos, ma va bene così. Io metto la prossima giacca che trovo. 1, 2, 3. Oddio, che schifo così. Hola, come... Ma che schifo che faccio, ragazzi? Come si parla? Hanno ucciso. Allora, come posso venire ad aiutare? Ho ucciso. Sono orribile. Non posso avvicinarmi. Non posso. Come si parla? Allora. Come si parla? Penso con minchia devi arriva Guido. Faceva il team speak, mi sa. No, devi la chat di gioco. E come dov'è? Si faccio a usare il braccio? Come si dice braccio? Porca troia, mi hanno ucciso. Come si fa? Braccio parla... in spagnolo. Allora, linea di input, broadcast stream, input e chat, micro. Ok, questa è chat, non voce attiva. Oh, guarda che ti sento, primi per parlare, vocale attiva, so. Devi mettere sì. Ok. Volume microfono. Dove? Dove siete andati nelle impostazioni, ragazzi? Sì, ma ragazzi, dovete mettere anche push to talk. Mettete anche push to talk, ragazzi. Dove? E come si mette push to talk, raga? Impostazioni. Dove vai? Quando vai su configurazione, chat vocale. Ok, esatto. Attivi tutto innanzitutto. Ok. E poi quando vai su microfono, fai opzioni voce, fai microfono attivo sì,
verifica di input, metti quella là che ti fai. Modalità di chat parlare, vocale, premi per parlare. Ed è con muscolo N che funziona. Okay. N. Hola, mio amico, mi intiende? Amico, mi intiende? No, amico, non ragazzi, intiendo. Ragazzi, faccio come c'è morto di mute, ma sei tu, ma vaffanculo. Amico, cioè sono qui morto. Ma io non ti sento, però. Ma sei tu qui? Ehi, caccia. E Nino, e Nino, scusami. Mutiamoci, raga, mutiamoci dal Discord. Io non sento, cazzo. Anch'io non sento. Forse vi alzate il volume. Volume chat vocale, tutti quei volumi lì. Ma mi senti, Alve? Anche volume effetti sono. Sentendo. Ma sentendo. Qual è il tasto per parlare, raga? Qual è il tasto per parlare, raga? Oh, raga, raga, ma dove siete? Mutiamoci, mutiamoci però. Dove siete? Io sono qua fuori. Ecco qua. Chi è con la bici? Siete voi con la bici? Aspetta. Mi senti? Mi sentite? Io mo ti sento? Mo ti sento doppio. Aspetta sì. Che allora mi muto. Però io non vi sento. Mi sentite? Pezzi di fango. Che cazzo si indica questa? Oh! Mi sentite? Normal. Io non li sento loro però. Ok. Mi sentite? Prova, prova. Io non li sento loro. Configurazioni, grafica. Chat vocale. Buonasera, Claudi. Allora, nelle... Cuffiastro. Eccoli. Ma che ne so? Mi sentite? Hablate, hablate. Io ti sento, mi sentite? Habla, 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 mi hablo. Hola, muchacho, te hai il pisellino piccolites. Mi senti, Hammer? Ti sento, sì. Ok, c'è, perfetto. Però c'è un problema, devo schiacciare N per parlare. Come si fa a cambiare? Sì, vabbè, mettetelo, vai su... Prendiamolo, no. Prendiamolo. No, ma puoi cambiarlo, fai configurazione. Io ti sento, ma mi sa abbinamento che ragazzi, tasti. Non c'è l'audio di gioco qua, mi sa che c'è il salti chat, eh. No, teoricamente c'è l'audio di gioco perché sto parlando con quello. No, 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 non serve TeamSpeak. Mi ha dato una macettata, ragazzi, una macettata. Ma chi è questo che parla? Chi è? Scusa, ma come hai fatto a sentirmi che c'è l'audio di gioco che io stavo parlando nella... Io ti sento, mi senti? Sì, io ti sento. Vabbè, sto caccia. Ragazzi, vabbè. Quello mi ha dato una macettata, quello in nero. È armato, è armato. Andiamo, pigliamo le bici, dai. Oh, mi senti? Ah, oh, che palle. Dai, Nebo. E dove cacchio è, raga, per parlare? Sti scappati di casa. Aspettatemi, merde! Guarda che sono già scappati. Aspettate, mos. Maledettis. Preso la bici di merda, preso la bici piccola. Io sono enorme.
Aspettate, miss. Grazie, Lino. Ugo, ho preso la BMX, mannaggia cazzo. Ah, picchiamo a questa. Pezzi di fangos, mi sentite? Aves. Ma sono i miei questi almeno. Hola. Vamos, vamos. Hola, amigos. Rubiamo la macchina. Ma chi è che? Ma è la vostra questa? No, ma non va. No, rubala, rubala. C'è la ruota rotta. Ah, la ruota rotta. Vámonos, hombres. Vámonos, vámonos. Estoy aquí, estoy en la máquina, Diego. Andiamo, andiamo. Caricones. Cabrón, anchianas. Vamos. Anchianas. Vanno velocissimo, raga, ma guardate che c'è qui. Guarda quanto va veloce la macchina. Ma c'è il nostro. Guarda che c'è qui. Ma? C'è il nostro. E mi serve a mangiare, ma? Guarda quanto va veloce, cazzo. Fermati. E fast and furious, fast and furious. Scusa, amigos. No. Che è successo? Sono volato dalla macchina. Anch'io sono volato. Mi sono struppiato. Mi sono struppiato. Mi sono fatto malissimo. Ma come cazzo fate a mettere il tasto per parlare se non nella NS? Io lo tengo nella NS. Come hai visto? Ce l'ho già di base nella N con il mouse. È una merda, così. Sì. Correre, correre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dove andiamo? Ma come fai ad andare così veloce? E me brucia. Io tengo lo culo caliente. Il nonno col capello bianco su lungo. Se me trapani manco lo siento. Ehi, hey, non so dove cazzo. Beh, è finito. Abbiamo già il cellulare, ragazzi. Sì, sì, sì. Adesso vado. Se ci fermiamo su un attimo, io sistemo il tasto. C'è la radio? Pronto, pronto, certo, certo. Dove l'hai presa la radio? Adesso ho un'animazione. Comunque questa. Dobbiamo sistemare il tasto. Dobbiamo andare su comandi 5M. Fermiamoci un minuto. Si è scassato, sì. Il nonno. Che botta. Ho preso il capitan Bolones. Fermiamoci intanto. Un attimo. Ma ragazzi, andiamo dagli altri intanto. AM per svenire. Abbinamento tasti. E non è 5M, vedi? Radio, phone. Ah, per vedere i numerini. Andiamo, andiamo agli altri. Hai trovato tu come si fa? Penso che sia GTA Online. Adesso abbinamento tasti. Fermi per parlare, sì, qui. L'ho trovato. Mi senti? Mi senti, Amaro? Vai su abbinamento tasti, fai configuration. Poi fai su abbinamento tasti. Vai su... Ok, mi senti? Sì, sì. A posto. Vamonos, hombres. Ci hanno lasciato a piedos. A piedos, sti bastardi. Siamo a piedados. Ma io non ho intendito perché noi siamo volati dalla macchina. Non lo so, quel merdas di Franchinos mi sa che ci ha buttati fuori. Franchinos, sape lo trucco. Dove sono finiti tutti gli altri? Stai qui, alla piazza centrale. Ah, sono lì, bastardis. Stai qui. Bastardone. Sento sparare, noi abbiamo un cazzo per sparare. E noi, io tengo le pugne nella mano. Buonasera, Deborah. Io tengo la mossa segreta, il pugno del lado. Mi stanno arrivando messaggi. Vedo due coricati per terra laggiù. Saranno i nostri amici? Fanno rissa? Guarda quante macchine. Oh, signorina.
Oh, signorina sparita, che sfiga. Io vedo una gnocca e... E il nonno che bacaglias. Escucha. Hola. Buenas días, días, días. Gente, come stiamo? Mi sentite, Alve? Mi sentite? Ti sentiamo. Bella bucchia ancora. Oh, ma questo gradiamo una mazzata tutti insieme. Ma no, parlano, prima mamma mi stava mia, parlando. Mi batto dentro al culo. Mi dissocios. Allora, dallo spucchiacchiones. Hola, baby. Hola. Siamo proprio italiani, tutti un giorno una figa. Una pregunta. Una tita. Cos'è la pregunta? La maledizione? Mi hanno rubato. Una domanda, mi hanno già rapito anche qua. Scusami. Mangiare la totta, mangiare. Mangiare la totta. Mangiare. Cannellone siciliano. Cannellone. Mangiare la totta. Ma cosa cazzo vuol dire mangiare la totta? La totta. Cazzo. Cazzo, ce n'è quanti ne vuoi? Mangiare totta non ce n'è. Quello mangi mangiare, tu, mangiare. Mangiare. Tu sei giapponese? Sembra la mia vicina quando parla mangiare panino. Macra stai. Chi ne è solo italiano che levanta la mano? Io. Dammi la italiano mano. Levanta io, la mano. Io. Valente. Valente arriva. Arriva. Quattro italiani. Italiani. Mangiare. Mangiare la conna. Mangiare la conna. Mi abbasso. La conna da tu mai. No! E poi cornuto a sì, tuo padre. Cornuta tu mai. No! Ma da quando è che voi spagnoli siete italiani? Ma come cazzo è che vi state combattendo? Come cazzo? Mangiare cazzo tu. Allora, mangiare cazzo, Intendi a me. Vabbè, te intendo. Cagliati un attimino, fammi parlare, me. Allora, parla. Allora, habla. Parvo. Gio è un amico. Non è cinese, raga. Dovrebbe essere spagnolo. Gio stava a parlare spagnolo. Allora, tu ora deve attendere. Sì, va bene. Un ratito. Tutto bene, va bene. Nosotros. Engaccia luego. No, dove è andato nosotros? Mi sa che l'hanno buttato. Stavo parlando. Che ma italiano? Levanta la mano. Nosotros. Mangiare la mano. No. Pobrecito, mangiare. Non dire così. Hablamos. Allora. Fanculo. Signori, non si dice. Ma perché ci hanno bannato? Ma no, parli spagnolo. Ma ragazzi, mi hanno bannato. È normale perché non parliamo spagnolo. Ragazzi, in America se andiamo ce la caviamo perché ci sono io che lo parlo in inglese e quindi riusciamo a giocarci. Ma qua, che razzismo troppo... è questo? Scusa, perché non parli spagnolo ti bannano? A me non mi hanno bannato. Nel regolamento del server c'è che comunque la lingua la devi conoscere. Come ci stavamo provando. Ma come fai a trovarti? No. Dai, non ha senso. No, ci stavamo provando. Tu ti stavi rabattando bene. Secondo me Alve si stava rabattando bene. Ero l'unico che stava parlando un po' spagnolo. Ci hanno bannati. Sì. Non mi hanno bannato, raga. Sì. Io me ne sono andato, sono scappato. Era un moderatore, vaffanculo. Ah, io sono scappato. Mi faccio bannare. Mi hanno bannato anche a me. No, scappa, aiuto, mi vogliono prendere. No. Il mio primo ban se fai bene. Non mi faccio ballare da questo server. Quinto piuttosto. Non mi faccio ballare. Il tutti mio primo ban, ragazzi. Abbiamo beccato la linea degli staffer. Abbiamo beccato. Ma non ci credo. Ragazzi, io che appena l'ho. L'abbiamo capito. Se c'è una topa è uno staff. Ok, quindi non dobbiamo cambiamo, avere che fare la topa. Lucy City c'ha 81 persone in attesa, raga. Che peccato che l'hanno limitato così tanto su server. Peccato veramente. Secondo me o ne stanno aprendo un altro uguale. No. Sì, perché c'è Lucy City RP, vedi? C'è un altro... Dai, però, no, dai, il ban perché non parli la lingua? Il ban, raga, no, ma perché stavamo trollando peso. No, non c'entra niente, raga. Muoio. Mi stavi che, raga, stavo morendo da ridere. Non parli la lingua, è normale.
anche su No Pixel c'è scritto che devi avere una buona conoscenza e una fluente. Stavo per fare una battuta, ma Vabbè, se su Grau dovesse venire uno spagnolo che prova a rabattarsi le parole italiane, lo butti fuori. Sì, se viene ma se viene un gruppo di italiani a fare i cazzoni con le biciclette a gara centrale, di spagnoli con le biciclette a gara centrale, li mando a fare in culo. Stavamo tanto cercando di parlare. Ma tipo, vedilo come un progetto scolastico, no? Tipo, tipo l'Erasmus, no? Mi devi credere, Ira. Io sono andato nel server americano e raga, veramente perché non gli hai detto che eri del Massachusetts? L'esperienza che fai, te lo giuro, è immergerti veramente in un mondo che parlano tutti quanti inglese. Tu credimi, veramente, come progetto scolastico sarebbe l'ideale andare lì. Alla fine è come andare in Inghilterra, è come andare in America o in Inghilterra. Sei in mezzo alla fine che parlano tutti inglese. Esatto, cioè, non è che lo studi dal libro, non è la stessa cosa. Fra, c'è con me su Lucid e vaffanculo. Però in realtà Lucid è... Sì, anche secondo me è una cosa da vero, senso che ma mi sembra che il minimo costava 50 euro fra per andarci no, che bello. Andiamo su Legion. Ma abbiamo un altro, no? Domani sera sai cosa facciamo? Qualcuno già inizia ad entrarci dentro, ma è strano che l'hanno limitato così. Secondo me perché oggi hanno dossato 5M ed è stato molto pesante. Infatti il pomeriggio è crollato 5M. Secondo me l'hanno limitato per quello, perché aveva mille slot, amico. Ma è l'unico che può entrare, che si può entrare americano adesso? Sì, ma è l'unico anche bello, che dove c'è gente che ruola. C'è proprio gente che ruola seriamente. Non debannano perché non parla la lingua. Allora, tu considera che nella mentalità anglosassone, quando tu vai in un server no whitelist, è come il miglior server Halloween italiano, per farti capire la gente. Il peggior server americano è il migliore italiano, compreso Impero e Bankest, eh? Perché tenete conto che quando è andato Alve, in quante ore, Alve, non hai sentito una persona sparare? No, mai. Guarda, l'unico che è riuscito a farsi rapito, sparare... però mi ricordo. L'unico che è riuscito a farsi sparare è stato Lino, ma perché proprio... È un cagacazzo quando entra in un gioco che deve cagare, gli ha cagato il cazzo a tutti, gli ha cagato il cazzo quel giorno lì. Minchia, uno l'ha investito. Sì, porca puttana. Beh, ti ricordi quando siamo rientrati, però non avevamo live? Praticamente c'è stata una scena, ragazzi, dove eravamo vicino a un ospedale e ovviamente negli ospedali non si può sparare. Ci hanno fatto una bella scena, ti ricordi quando ci hanno rapito e ci hanno tirato via tutti i soldi? Non mi ricordo. Che praticamente questo qua ci ha riconosciuto, che eravamo noi quelli del parcheggio, si sono messi fuori dall'ospedale e ci fischiavano: vieni qua, si è andati lì con la macchina, gli aveva detto figlio di puttana, si è scappati, ci hanno rincorso, ci hanno sparato, ci hanno tirato via. Ah, tutti. Quelli là dentro l'ospedale, sì. E poi tra l'altro erano quelli che t'avevano accoltellato il giorno prima. Esatto, però non eravamo live. Va bene, dai, allora io spengo la live, ragazzi, ci vediamo domani sera. Alle 21.30 e domani sera vi presentiamo quel progetto là dell'ultimo lavoro No Waitress che non vi abbiamo fatto vedere, perché come vi ha detto prima F, ve lo farà vedere chi appunto si è occupato della creazione di quel lavoro lì, perché poi è legato a tante altre cose che succederanno in RP. Ragazzi, ci vediamo domani sera alle 9.30. Andiamo a tutti quanti. Belli miei, buonanotte a tutti! Ciao! Beh. Niente, chiudiamo anche noi, ci sciogliamo allora. Ma io sono in un altro server. Peccato questo cazzo di server spagnolo. Mi sentite? No, ma ragazzi, in quell'americano vi divertite, perché avete me che parlo americano, avete me che parlo inglese. Ira, vieni su code, Ira. Su code, andiamo, dai, c'è pure Barto che mi aspettava. Su questo americano, su Carolina, vuole aggiungere qualcuno su code, che siamo già qui? No, code no. No, non sono gay. No? Ok. No, mi dissocio. Vabbè, mica siete Fortnite, live. Sì, tutti. Io sono in live. Ah, siete sì. Live. Sì. Mi volete avvisare, cazzo. Pensavo era solo Alve. Guardate. Mi dissocio. Vabbè, poi non ho detto nulla di male. Vabbè, hai detto che non sei gay. Non è una offesa. Non sei risposto che non lo è, appunto. Vabbè, dai, vieni da me, dai, scusa, comunque, veramente, vieni, raga, vieni sul mio Discord, dai, so. Dai, vediamo là, vediamo che là. Ti aspettano là, dai, ciao ragazzi, a domani. Ciao ragazzi, ciao, buonanotte a tutti. Alve. Oh, amore mio. Amma parla. Amma parla.
Mamma allora, ragazzi, adesso. Allora, ma non ci spostiamo? Tu dove sei, Ace? Tu? Ma stai giocando da qualche altra parte? Perché io domani mattina mi sveglio presto andare al mare, quindi posso anche chiudere volendo. Boh, sono su questo. Questo server qua. Aspetta, come entro te lo dico. Per provare, faccio il personaggio e poi boh, staccherò anche. Allora, saluto un attimo la chat e arrivo. Ma dove? Sul tuo Discord? No, la saluto qua. In live. Chiudo un attimo qui e poi vi saluto qua. Allora, belli miei, dai, siamo arrivati anche stasera alla fine della live. Abbiamo fatto questo esperimento, siamo fatti 4 risate. È stato carino, dai. Non pensavo che c'erano... Ciao boss, GTA V4. No, già in V4... No, abbiamo fatto vedere parecchie cose, ragazzi, della V4 stasera. Ma proprio tante. Vestiti, la Blaine, la Pacific, i lavori in UL, tantissime cose. Spero che vi sia piaciuto l'intro. Domani non so come sarà, perché vado al mare domani mattina, ragazzi, parto presto sicuramente e mi sveglio prestissimo, quindi vi saluto qua. È stato divertente passare qualche oretta insieme a cazzonare. Stasera non abbiamo fatto assolutamente un cazzo, abbiamo solo fatto vedere queste cose qua. Ciao Jacopone, ciao bellezza, come stai? E buono, niente, però è stato carino, dai. La live è stata divertente. Sicuramente fare RP è più bello, lo faremo, cioè abbiamo tutto da settembre in poi avremo tutto l'anno di nuovo per fare RP serio sulla V4, quindi ci sarà tanto tanto da fare. Ora come ora io sto un po' cazzonando. Marco, Jacopo, Angelo, grazie per i like, ragazzi, grazie mille. Adesso stacco, che domani mattina mi sveglio presto e vado al mare. Domani sera spero che non arrivo troppo cotto di farvi di nuovo qualche oretta di live. Niamme buone, Simo. E mi faccio qualche oretta di live domani sera quando torno dal mare, se sono in grado, perché mi sveglierò alle 5, parto, vado fino in Liguria, mi faccio la giornata al mare e poi riparto e torno indietro, quindi se sono troppo stanco o no, ma magari però, Julien, grazie per il follow, e mi farò sicuramente magari un'oretta o due qua con Alve e i ragazzi, per vedere un'altra parte della V4. Andiamo avanti un po' così. Sa che io domani lavoro alle 5. Bravo, Simo. Stasera andiamo a dormire presto, dai, ragazzi. Per una sera ce lo concediamo. Buonanotte a tutti, ragazzi. Vi voglio bene. Grazie di tutto. Grazie per i like. Grazie per la compagnia. Grazie per i messaggi. Ci vediamo domani sera 21:30 in live. Ciao, belli. A domani.